Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo mercoledì dell'oncologia che è diventato un appuntamento che abbiamo deciso come direttivo IOM di mantenere anche nella fase, diciamo, post-Covid che ci ha visto lontani, speriamo di esserne fuori. E questo mercoledì è stato pensato insieme con l'aiuto di Dario Giuffrida e Stefania Zovato per affrontare insieme con quello che svolgeremo poi il 15 dicembre, il tema della endocrinologia oncologica. Volutamente abbiamo dato un titolo un po' particolare, cioè endocrinologia oncologica o oddio, mi sto imbrogliando. O oncologia endocrina, questo è il problema perché vorremmo affrontare in questi 2 mercoledì 2 facce della stessa medaglia. Porto a nome del direttivo nazionale IOM, io stessa, i saluti del presidente Saverio Cinieri che è impegnato in un'altra conference e non può collegarsi, almeno non all'inizio di questo evento. Partiamo con quello di oggi, che è concentrato soprattutto sulla gestione degli eventi avversi endocrinologici, delle nuove terapie, dell'immunoterapia, delle terapie bersaglio molecolare che hanno rivoluzionato di fatto l'oncologia medica e la gestione dei nostri pazienti in moltissime patologie. Si tratta di farmaci estremamente diversi da quelli chemioterapici, con tossicità completamente diverse, che hanno portato in prima linea la necessità dell'interazione tra l'endocrinologo e l'oncologo. Con questo spirito abbiamo pensato, insieme appunto con Dario Giuffrida e Stefania Zovato, che mi hanno aiutato nel redigere il programma, di affidare la lettura magistrale introduttiva su questo argomento al professor Giuseppe Oppoger, che è stato un antesignano di sicuro nella sua visione di stretta interazione tra l'oncologia medica e l'endocrinologia, e ha diretto per molti anni l'unità di tumori ereditari e endocrinologia dell'Istituto Oncologico del Veneto, e negli ultimi 8 anni della sua carriera è stato anche il direttore scientifico dell'Istituto Oncologico del Veneto, che è cresciuto a livelli, portandolo a livelli veramente molto alti nella ricerca scientifica in molti campi, ha completato la sua carriera da pochi mesi. Infatti lo vediamo estremamente in forma, neopensionato, come si è definito lui stesso. Quindi, con questa breve introduzione, do la parola al professor Oppoger per la sua lezione magistrale Endocrino-Oncologia, specialità di nicchia o PDTA da implementare. Grazie, Grazie professore. Rita, vado a condividere il mio schermo. Devo solo trovarlo. Eccolo qua. Allora, intanto ti ringrazio della presentazione che hai fatto e di avermi dato in qualche modo un ruolo di pioniere in questo campo. In realtà mi sono molto divertito in quegli anni in cui abbiamo fatto questo mestiere. Perché abbiamo potuto anche con Stefania e Valentina inventarci delle cose e poi in qualche modo realizzarle. Io devo dire, nel 2008, appena sono passato lo IOV, ho sbattuto il naso sugli effetti collaterali del sunitinib, che è uno di questi inibitori delle chinasi, perché dava ipotiroidismo, cosa che per noi endocrinologi sembrava una bazzecola. In realtà non era un ipotiroidismo molto serio e molto difficile da compensare, ci siamo resi conto che le cose erano diverse. Ah, detto questo, visto che sono l'unico con i capelli bianchi e ormai ultra settantenne, mi tocca fare un po' di storia dell'argomento, del rapporto tra oncologia e endocrinologia. E la storia forse comincia con questo, credo che sia diventato Serge. George Thomas Pitson, che
siamo nel 1800, tra 800 e 900, il quale tratta con ovariectomia alcune donne con cancro della mammella, ricevendo indietro una discreta risposta. Da lì inizia poi l'idea che ormoni possono influenzare la condotta del tumore della mammella, per esempio, di quel tumore. Questa molecola, se la riconoscete meglio, è il tamoxifene, che è stato un altro passo avanti importantissimo. E il tamoxifene, bisogna dire, è nato non come farmaco antitumorale, ma è nato come anticoncezionale, solo che è fallito perché mentre nell'animale d'esperimento andava bene, nell'uomo anzi induceva qualche volta un aumento dell'ovulazione, per cui è stato stoppato. Solo qualche anno dopo è stato ripreso in mano per i suoi effetti, che si erano verificati come farmaco antioncologico. Per cui questo è un primo rapporto molto vecchio tra endocrinologia e oncologia. Un secondo rapporto, ovviamente, qui siamo nel metà del secolo scorso, radio iodio ferma un tipo di tumore. È un paziente con metastasi di cancro della tiroide trattato con radio iodio per la prima volta, e le metastasi, per fortuna sua, rispondono molto bene. Il paziente, dopo anni, ha cambiato completamente aspetto. Era un paziente che era condannato a morte, invece non lo è stato in quel momento. Quindi questo è l'altro, diciamo, aspetto storico molto rilevante, secondo me. Dopodiché, tra endocrinologia oncologica e oncologia endocrina, bisogna avere le idee un po' chiare, perché anche se in realtà sono argomenti che hanno molte sovrapposizioni. Faccio un tentativo di ultrasemplificazione. Chi ha lavorato con me sa che io sono un semplificatore, cerco di rendere le cose più semplici possibili. Allora, definiamo l'oncologia endocrina come lo studio dei tumori e trattamento di tumori derivati dalle ghiandole endocrine, e l'endocrinologia oncologica, che invece come le conseguenze endocrine del trattamento oncologico di altri tumori. Sono due argomenti di cui si parla oggi, che van tenuti leggermente distinti, anche se in realtà ci sono elementi di confusione. Per fare un po' di grafico, qui ho rappresentato, diciamo, non è la realtà, il reparto di oncologia e il reparto di endocrinologia di un ospedale. Ecco, l'oncologia endocrina ha il flusso che va dal reparto di oncologia, cioè l'oncologo che va a curare in endocrinologia il tumore endocrino, che prescrive la chemioterapia e che dà le linee di terapia. Dall'altra parte, invece, l'altro flusso inverso è quello dell'endocrinologia oncologica, cioè l'endocrinologo che va nell'ambito oncologico a trattare pazienti per gli effetti collaterali che hanno, vari aspetti ci sono ovviamente, che oggi toccheremo in gran parte. Quindi il flusso è dall'endocrinologia all'oncologia, anche se in realtà non è poi sempre così semplice. Tra l'altro ci sono elementi di confusione. Sono andato a vedermi questo Wikipedia di endocrinologia fatto dall'AME, la quale, parlando sottotitolo endocrinologia oncologica, dice sì, complicanze endocrine delle patologie oncologiche, vedete qui in basso, sindromi anche paraneoplastiche endocrine, potrebbe stare tumori ormonosensibili, ormonodipendenti. Questi sono argomenti, quest'ultimo è un argomento di pertinenza molto molto oncologica, ovviamente, però ha confini con l'endocrinologia oncologica, ma parla anche di tumori neuroendocrini, quindi mescola comunque le due cose, e questo è un fatto che va tenuto presente. Cito solo un paio di articoli. Questo mette in evidenza, nel gioco tra l'endocrinologia e l'oncologia, un nuovo ruolo per l'endocrinologo. Uno per il trattamento dei tumori endocrini tradizionali, uno per i rapporti tra obesità, diabete e cancro, e anche il rapporto inverso, cioè tra cancro, diabete e obesità. Nel senso che il cancro peggiora questi aspetti, ma a loro volta l'obesità è sotto gli occhi di tutti, che il paziente obeso è un paziente più difficile da trattare, risponde meno bene alle cure. Dopodiché ci sono terapie oncologiche che vanno a interferire con diversi fattori, tra questi con l'insulina, inducendo un meccanismo di insulina resistenza, quindi aumenta l'insulina, e
Questo ha alcune conseguenze che dopo vi rappresento in un piccolo schemetto. E dopodiché c'è i farmaci che interagiscono con il checkpoint e altri diciamo, punti d'azione del sistema immunitario che non funzionano nel cancro, che hanno effetti su alcune ghiandole endocrine. Anche lì, e mi ricordo, ci siamo confrontati allo IOV, c'è la Vanna Chiarion che lavora su melanoma, avevano un grosso studio sull'ipilimumab e ci siamo scontrati con alcuni pazienti con ipofisite, faccenda piuttosto complessa, seria per un endocrinologo. Per cui questo è un po' di vita vissuta. Il settore insulinico ha a che vedere con alcuni pathway molto importanti per il cancro, che sono PI3K, HPT e anche MEC, e quindi RAS-RAF, e quindi produce uno sbilanciamento che porta ad una aumentata crescita, no, di mitoapoptosi, sono tutti meccanismi che poi inducono la crescita neoplastica, per cui insulina e cancro è un argomento da maneggiare con particolare cautela. Questa è un editoriale su un giornale pediatrico e questo è un altro argomento. Questo perché l'Italia ha alcune strutture di oncologia pediatrica che sono staccate dai centri oncologici, ma in altre, che so, l'INT per esempio, sono insieme, e cura oncologica del bambino produce facilmente degli effetti endocrini intesi come deficit endocrino susseguenti. Basta pensare all'irradiazione del collo nell'Hodgkin e incidenza di tumore della tiroide, ma anche di disfunzioni tiroidee. Perché questo è un altro argomento che ho visto non veniva toccato, ma che è rilevante. E quindi è la profilassi delle complicanze endocrine nel paziente oncologico trattato con antitumorali. C'è un altro aspetto fondamentale, anche se, come dicevo prima, questo è, diciamo, tocca l'endocrinologo, però è centrale nel lavoro dell'oncologo medico, che sono i tumori endocrino responsivi. E se andiamo a fare dei conti, tumori endocrino responsivi rappresentano quasi la maggior parte dei tumori curati dall'oncologo, perché c'è il tumore della mammella, ovviamente, c'è il tumore della prostata, c'è il tumore del testicolo, c'è il tumore dell'ovaio. E anche se attiene al campo endocrino, il tumore della tiroide è un tumore ormono responsivo, perché la soppressione del TSH produce una cura o un miglioramento o una stabilizzazione del cancro della tiroide. Per cui questo è un altro argomento, se vogliamo, di confine, più centrato sull'oncologia, ma sul quale ancora l'endocrinologo può dire qualcosa. Tanto è vero che Antonino Belfiore è l'autore di questa review ed è responsabile della clinica di endocrinologia dell'ospedale di Catania, e quindi sono un endocrinologo che lo fa. E poi c'è anche questo, c'è una rivista che si chiama Endocrine Late Cancer, la quale si occupa di tumori ormonodipendenti e di neoplasie endocrine. Ancora qui vediamo che non ci sono in realtà dei confini così netti, quindi la distinzione endocrinologia oncologica, oncologia endocrina, traballa un poco alla prova dei fatti, anche se forse noi siamo un po' più ligi a questo tipo di distinzione. Che succede in giro per il mondo? Sono andato a vedere alcuni centri oncologici importanti. Penso che Stefania riconosce questa persona, che è Eric Baudin, che è un importante oncologo del Gustave Roussy, Francia, il quale si occupa di tumori endocrini. E allora lo trovo sotto adrenal tumor, sotto neuroendocrine tumor, sotto altri tumori. C'è sempre questa immagine di Eric Baudin che è responsabile. Quindi c'è un centro di oncologia specifico per i tumori endocrini all'interno di un centro oncologico. Questo è lo stesso tumore neuroendocrino, sempre lui. Anche al Christi sono andato a vedere, io diversi anni fa ero stato ancora con Alberto Amadori a visitare questo istituto oncologico importante a Manchester.
E anche qui c'è una struttura dedicata ai tumori endocrini, però anche struttura dedicata al supporto ai pazienti con cancro che hanno complicanze di tipo endocrino durante il loro trattamento. Quindi i due aspetti qui sono insieme. Siamo negli Stati Uniti. Allora, qui negli Stati Uniti ho trovato più spesso un'organizzazione per tipo di organo, quindi per un tipo di tumore, e quindi c'è un Endocrine Oncology Program che riguarda i tumori degli organi endocrini, e questo avviene qui, come avviene anche siamo nel Michigan, lo stesso, tumori endocrini di vario tipo. Io non ho trovato nei centri oncologici, guardandoli da fuori, diciamo, riferimenti invece all'endocrinologia oncologica, cioè al trattamento, alla cura degli effetti endocrini da parte dei loro specialisti Yale, lo stesso, cancri endocrini. Dopodiché, ovviamente, tutto va sotto l'attività multidisciplinare, per cui tutto poi fitta, perché lo strumento del team rimedia alle carenze organizzative, se vogliamo, cioè mettendo insieme più competenza. Però io penso che dare struttura a queste cose non sia indifferente. Qui è l'MD Anderson, che qui è diviso per tipi di tumore, i tumori endocrini rappresentano l'Endocrine Center, però qui volevo sottolineare il fatto che questo Endocrine Center si occupa anche di tumori ereditari endocrini, e quindi in qualche modo rivediamo su questo quella che è stata la storia di molti di noi presenti in questo seminario. All'Italia, qui è l'amico Nicola Fazio, che è IEO, si occupa di tumori neuroendocrini, però non ho trovato altri tipi di tumori, anche perché Milano, diciamo, è una piazza come altre, Pisa è anche Padova, non è niente male, diciamo, che ha una grande esperienza, grande storia endocrinologica sui tumori della tiroide, per cui questo ovviamente concentra attività da una parte e non da un'altra. Quindi Fazio si occupa soprattutto di tumori neuroendocrini. E invece questa assomiglia di più alla dottoressa Petecchia, quello che abbiamo fatto noi allo IOV, perché lei si occupa di tumori delle ghiandole endocrine, tiroide, ipofisi, surrene, paratiroidi, eccetera, e si occupa dell'osteoporosi indotta dai trattamenti oncologici e consulenze specialistiche per i malati oncologici dell'istituto. Quindi, diciamo, ha insieme oncologia endocrina ed endocrinologia oncologica, dopodiché la chiama endocrinologia oncologica. Questo invece è un doveroso riferimento a Mendola, che è stato un centro molto importante per l'osteoncologia. Ha avuto un ruolo trainante anche per noi, insomma, penso che gli dobbiamo essere riconoscenti a chi ha avviato questa cosa. Osteoncologia che ha diciamo, diversi attori, anche all'interno del nostro istituto ha diverse persone che se ne occupano, però lo studio dell'osso ha avuto importanti attori, diciamo, in campo endocrinologico, per cui una bella storia della fisiopatologia dell'osso e dell'osteoporosi è stata fatta in ambito endocrinologico, dopodiché ci sono internisti che lo fanno, qualche ortopedico che lo fa, ma l'endocrinologo importante è stato in qualche modo naturale per me andare a chiedere aiuto al vecchio istituto, dove c'era un gruppo molto forte sul metabolismo dell'osso, che era capitanato da Giovanni Brisetto e nel quale la Valentina Camozzi è stata per tantissimi anni ed adesso è lei la responsabile di questo, una pedina molto importante. Per venire poi alla casa nostra, questa è presa dal sito dello IOV,
dove la dottoressa Zavato, che ora dirige quella struttura, dice: noi ci siamo attivati con gruppi di lavoro diversi per tumori ereditari endocrini e neuroendocrini, tumori del colon retto, tumori della mammella, melanoma ereditario, neoplasia ereditaria del rene, questa è la parte tumori ereditari. Sì, ci sono diversi centri in Italia che lavorano sui tumori ereditari, però questo forse è l'unico che a tutto tondo si occupa praticamente di tutte le più importanti malattie oncologiche ereditarie, mettendole insieme. Però oltre a questo, ecco, l'unità tumori ereditari si occupa delle complicanze endocrine e trattamenti oncologici, di cui la Stefania parlerà ovviamente, di osteo-oncologia, che è stata lanciata quando la Valentina è venuta da noi alcuni anni, dopodiché ha preso le gambe e è andata avanti da sola, tumori delle ghiandole endocrine e diagnosi genetica prenatale. Per cui, diciamo, lo spettro dell'attività di endocrinologia oncologica è molto elevato, e adesso c'è anche, avendo tumore delle ghiandole endocrine, una certa attività importante, devo dire, sulla tiroide, grazie al fatto che ci sono questi nuovi farmaci inibitori delle chinasi che per il cancro della tiroide sono molto, molto, molto importanti, molto interessanti. Ovviamente al fatto che l'altra parte dello IOV è quella della radioterapia, che ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel trattamento del cancro della tiroide, che non va dimenticata. Ecco, questo che non si legge, perché mi rendo conto che le scritte sono in Italia troppo piccole, però guardate i colori, con il colore rosso, tutti gli è lo schema di ambulatorio della Stefania, che mi ha cortesemente passato. In rosso sono tutti gli ambulatori di osteo-oncologia, che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi pare, 7 con quello di Castelfranco, settimanali, 7 ambulatori di osteo-oncologia, non è mica la roba da ridere, più tanti altri ambulatori su vari tumori ereditari, ovviamente, sulla sorveglianza di alcune sindrome endocrine neoplastiche, come la malattia di von Hippel-Lindau, che è una delle cose che mi sono portato via dall'endocrinologia. Ho portato lo IOV e poi ho lasciato lo IOV, ma penso sia una malattia. Chi di voi ha trattato pazienti di HL sa che questo è un lavoro a tutto tondo per l'endocrinologo, per l'internista, è una grande scuola di attività. Ecco. È una malattia particolarmente complessa. Infine ho solo da mostrare solo per farle vedere, due schemi di protocollo che noi utilizziamo, che devo dirle, che la Stefania utilizza per il trattamento dei pazienti con problemi metabolici dell'osso in corso di trattamento oncologico o di patologia oncologica, sia per il cancro della mammella che per il cancro prostatico. Ecco, questa è una vecchia fotografia, ormai siamo a quasi 14 anni fa, e questa fotografia rappresentava il gruppo che io ho avuto il piacere e l'onore di dirigere dal 2008 fino al 2014, fino al 2016. E da qua spunta la testa della Stefania Zavato, spunta la testa di alcuni di Urso e Agostini si occupano di cancro del colon. Qui c'era una genetista che adesso è in azienda. Questa è la Menix, si occupa ancora di melanoma. Questa è la Francesca Schiavi, che si occupava del laboratorio di genetica molecolare endocrinologica, che è stato un altro grande atto che noi abbiamo avuto, cioè che potevamo bene studiare in casa tutte le mutazioni che si presentavano. Questo gran parte di questo gruppo è il gruppo della mammella, con la Lemma d'Andrea, Roberta Bertorelle, Marco Montagna, più alcune delle giovani, questa non è più tanto giovane, c'è ancora la Simona Agata, che dirige il laboratorio sul BRCA. Questa è stata una grande avventura che io ho percorso e dal quale però ho tratto l'insegnamento che si può avanzare, si può fare cose nuove, e si può avere idee. Vedete, tutti sono contenti, poi magari qualche baruffa c'è stata, ma insomma, ovviamente, però tutti sono contenti e traspare entusiasmo, che è la molla fondamentale per procedere nel nostro lavoro. Ecco, qui chiudo sul titolo, perché
Il titolo era Endocrinologia oncologica, specialità di nicchia o PDTA da implementare? E la risposta è dipende, no? È una risposta proprio. Dipende. Ovviamente dipende, perché se noi siamo in un contesto nel quale abbiamo un grande ospedale con il reparto di oncologia, il reparto di endocrinologia, la soluzione è un percorso diagnostico terapeutico, un gruppo multidisciplinare che affronti insieme sia il problema dell'endocrinologia oncologica sia il problema dell'oncologia endocrina. Ma se invece si tratta di un centro oncologico, prendendo esempio centri internazionali, americani e inglesi, la mia proposta invece è questa: far esplodere tutto e far esplodere anche la nicchia. E il messaggio è endocrino-oncologia specialità, cioè è un argomento, secondo me, che va coltivato in ambito di centro oncologico. Quindi c'è posto e c'è un ruolo importante per l'endocrinologo all'interno del centro oncologico. Questo è quello che io penso di aver ormai maturato in questi anni. E con questo chiudo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professore, grazie della lucidissima lettura e anche di aver risposto alla domanda in maniera politically correct. No, so che era convinto della risposta finale. Bellissima la diapositiva introduttiva con le freccioline rosse e nere, veramente esemplificativa. Sono scomparsa. Quella del professor Oppocare è una lettura magistrale, ma siccome ci sono molti dei suoi allievi, se vogliono porre qualche domanda, sono sicura che lui avrà piacere di rispondere. Rispondono loro le domande. No, Bene, andiamo avanti con il programma e chiedo al dottor Giuffrida di palesarsi. Quindi di moderare con me la successiva sessione. Dario, ci sei? grazie, sì, sono qua, presente. Intanto Prego. permettimi di ringraziare il professore Opoche per la sua lettura, che ovviamente io ho una storia di endocrinologo alle spalle prima di diventare oncologo, quindi chiaramente mi ha fatto ritornare indietro negli anni, nei tempi, ma è sempre stato un piacere ascoltarlo anche durante i congressi di endocrinologia. Sì, questa sessione che andiamo a svolgere adesso riguarda l'immunoterapia e i farmaci a bersaglio molecolare usati in oncologia, e credo che proprio questo sia uno dei campi oggi che da oncologi vediamo sempre più confluire nell'ambito di quella che può essere l'endocrinologia oncologica. Sappiamo che le problematiche che riguardano la tossicità dei farmaci che utilizziamo quotidianamente, sia dei farmaci a bersaglio molecolare, sia ovviamente più recentemente gli immunoterapici, hanno tante di quelle complicanze e tossicità endocrinologiche, per cui difficilmente si può fare a meno di non avere a fianco un endocrinologo col quale confrontarsi. E proprio appunto, giustamente, come diceva il professor Hocker prima, sicuramente endocrinologia oncologica diventa una reale specialità in questo senso. Io, se tu sei d'accordo, darei subito la parola alla dottoressa Morgillo per sentire qual è il parere dal punto di vista dell'oncologo, e poi magari dopo aver Aspetta, sentito l'endocrinologo vediamo se c'è da poter fare una discussione. Dario, il primo relatore è il dottor Alessandro Inno di Negrav. Se hai una versione precedente del programma, quindi è Alessandro Inno di Negrav di Verona. Prego, a te la parola. Immunoterapia e farmaci a bersaglio molecolare usati in oncologia, tossicità endocrine. Grazie Rita, grazie ad IOM per l'invito e buon pomeriggio a tutti. Io partirò dall'aspetto dell'immunoterapia e voglio sottolineare il fatto che l'immunoterapia ha determinato in oncologia un aumento di sopravvivenza in numerose patologie oncologiche che sicuramente diciamo, è stato senza precedenti. In questa diapositiva vi mostro l'esempio del melanoma metastatico. Questa è una patologia dove fino a una decina d'anni fa, quando avevamo a disposizione soltanto i farmaci chemioterapici, il tasso di sopravvivenza a 5 anni era inferiore al 10%.
Mentre oggi, come potete vedere da queste curve di sopravvivenza aggiornate dello studio Checkmate 063, la sopravvivenza a 6 anni e mezzo nel melanoma metastatico è del 42% quando trattiamo i pazienti con un agente anti-PD1, quindi un agente immunoterapico, il nivolumab, e arriva al 49% quando noi utilizziamo combinazione di un anti-PD1 con l'anti-CTLA4 ipilimumab. Chiaramente quindi l'immunoterapia è diventata una pietra miliare nel trattamento di diverse patologie oncologiche, quindi non soltanto nel melanoma, dove la storia dell'immunoterapia ha avuto origine, ma anche oggi lo utilizziamo abitualmente nei tumori del polmone, nei tumori del rene, nei tumori della testa e del collo, nei tumori uroteliali, nei carcinomi squamosi della cute, nel carcinoma cellulare di Merkel, nei tumori della mammella triplonegativi e anche nei tumori del colon retto e dei carcinomi endometriali con instabilità dei microsatelliti. Oggi ci concentriamo sull'aspetto chiaramente della tossicità di questi farmaci, però io vorrei sottolineare come in realtà l'immunoterapia è un trattamento generalmente ben tollerato, sicuramente meno tossico degli agenti chemioterapici che eravamo abituati a utilizzare in oncologia, perché come potete vedere da questa meta-analisi, il trattamento con immuno checkpoint inibitori rispetto al trattamento chemioterapico è caratterizzato da una minore incidenza di eventi avversi di qualsiasi grado, di una minore incidenza di eventi avversi di grado severo, di una minore incidenza di interruzione del trattamento per tossicità e anche di una minore incidenza di morti tossiche. È chiaro che il trattamento immunoterapico ha uno spettro di tossicità che è assolutamente peculiare ed è diverso da quello della chemioterapia, perché è caratterizzato da eventi immunocorrelati che possono interessare potenzialmente qualsiasi organo ed apparato e anche gli organi endocrini, chiaramente. Anzi, la tossicità endocrina è sicuramente una delle più frequenti tossicità immunocorrelate che noi incontriamo nel paziente oncologico trattato con immuno checkpoint inibitori. Non voglio entrare nel merito dei quadri clinici, perché sicuramente ne parlerà poi il collega endocrinologo, però voglio semplicemente sottolineare che potenzialmente qualsiasi ghiandola endocrina può essere interessata dalla tossicità, sicuramente l'ipofisi, la tiroide, ma anche il pancreas endocrino e la ghiandola surrenalica, che diciamo l'incidenza delle diverse tossicità dipende dai farmaci immunoterapici che noi utilizziamo e quindi sono tossicità più frequenti per quanto riguarda la tiroide se utilizziamo gli anti-PD1, PD-L1 o le combinazioni che si manifestano con dei quadri prevalentemente di ipotiroidismo preceduti da una transitoria fase di ipertiroidismo. Nel momento in cui la tossicità interessa l'ipofisi, possiamo avere dei quadri di ipopituitarismo che possono interessare uno o più assi ormonali. Nel momento in cui abbiamo invece una tossicità, e questi chiaramente sono più frequenti con gli anti-CTLA4 o con le combinazioni, nel momento in cui la tossicità investe il pancreas, e questo è un evento abbastanza raro perché interessa circa l'1% dei pazienti trattati con PD1, anti-PD1, PD-L1, la manifestazione è quella di un diabete insulino dipendente, e nel momento in cui c'è un interessamento della ghiandola surrenalica abbiamo un'insufficienza surrenalica, anche questa è una tossicità piuttosto rara. Nella maggior parte dei casi le tossicità endocrine sono comunque di grado lieve moderato e ben gestibili, però non dobbiamo dimenticare che alcune di queste tossicità possono essere severe e anche pericolose per la vita, ad esempio le crisi surrenaliche dovute o a una insufficienza surrenalica primaria oppure a un'ipofisite possono esporre il paziente a un pericolo di vita. Nel momento in cui si manifesta il diabete, questo spesso si manifesta in forma severa come chetoacidosi fin dalla prima presentazione, e alcuni di questi eventi possono essere fatali. Uno studio di farmacovigilanza ha infatti riportato un tasso di letalità per l'ipofisite del 2% e dell'insufficienza surrenalica del 3,5%. Quindi, anche se la tossicità generalmente è ben gestibile, è importante che noi riusciamo a diagnosticarla in maniera precoce e possibilmente quando il paziente è asintomatico. Nel momento in cui il paziente diventa asintomatico, già ci troviamo di fronte a una tossicità che probabilmente è severa. E purtroppo i sintomi, anche quelli iniziali, molto spesso sono dei sintomi subdoli, perché uno dei sintomi più frequenti è l'astenia di diverse disfunzioni endocrine, ma sappiamo che l'astenia è un sintomo frequente in moltissimi pazienti oncologici. Si stima che circa il 40% dei pazienti oncologici trattati con immuno checkpoint inibitori possa presentare dell'astenia, quindi chiaramente questo non è un criterio per poter avviare una diagnosi di disfunzione endocrina. E allora per poter fare una diagnosi precoce è importante fare un monitoraggio
di alcuni parametri ematochimici dei nostri pazienti e particolarmente la glicemia e gli indici di funzionalità tiroidea, insomma gli ormoni tiroidei, questo per quanto riguarda tutti i pazienti, e pazienti trattati con anti-CTLA-4, anche la CTH e il cortisolo. Questo è quello che suggeriscono le principali linee guida, tra cui anche le linee guida di gestione della tossicità da immunoterapia che sono state prodotte da AIO. Per quanto riguarda la gestione di queste tossicità, le tossicità endocrine hanno sicuramente delle peculiarità rispetto agli altri tipi di tossicità immunocorrelata, perché sappiamo che per la tossicità immunocorrelata il farmaco di scelta di fatto è il cortisone ad alte dosi, a finalità immunosoppressiva. Per le tossicità endocrine questo non è vero e la maggior parte, cioè ci sono dei casi in cui probabilmente lo steroide ha una funzione, però nella maggior parte dei casi il trattamento di scelta è quello di una terapia ormonale sostitutiva. In questa slide vedete l'esempio dell'ipofisite, questo si tratta di uno studio retrospettivo di coorte. Purtroppo, diciamo, questo è uno dei limiti di tutte diciamo, gli studi che hanno valutato la gestione della tossicità da immunoterapia, cioè si tratta prevalentemente di studi retrospettivi e su casistiche limitate, quindi questa è l'evidenza su cui noi ci troviamo a discutere, però potete vedere che in effetti in questo studio, anche se su una casistica limitata, l'utilizzo degli steroidi ad alte dosi non migliora il tasso di risoluzione dell'ipofisite e anzi sembrerebbe, cosa che non avviene con altri eventi avversi immunocorrelati, ma soltanto con questo aspetto di tossicità tiroidea, delle tossicità endocrine, vedete che l'impiego dello steroide ad alte dosi sembra avere quasi un effetto negativo sulla sopravvivenza dei pazienti. Quindi steroidi ad alte dosi in casi molto selezionati, principalmente in chi ha disturbi visivi, cefalea importante per quanto riguarda l'ipofisite, oppure in caso di crisi surrenalica, però altrimenti il trattamento di scelta è la terapia sostitutiva ormonale. Il problema è che questa terapia sostitutiva ormonale generalmente viene fatta a vita, perché l'altra differenza importante della tossicità endocrina rispetto alle altre tossicità immunocorrelate salta agli occhi vedendo questa diapositiva sulla cinetica della tossicità. La maggior parte delle tossicità immunocorrelate è reversibile, mentre invece le tossicità endocrine sono irreversibili e richiedono quindi questa terapia sostitutiva endocrina a vita. E questo è sicuramente un problema importante soprattutto per i pazienti lungoviventi oppure per i pazienti potenzialmente guariti, ad esempio quelli che ricevono l'immunoterapia in una fase adiuvante dopo una chirurgia radicale. Questo già avviene nei pazienti col melanoma, perché potete vedere che l'immunoterapico pembrolizumab rispetto al placebo ha ridotto il rischio di ricaduta nei pazienti con melanoma radicalmente operato allo stadio terzo e il nivolumab rispetto all'ipilimumab ha ridotto il rischio di ricaduta o morte nei pazienti con stadio terzo, stadio quarto melanoma completamente resecato. E molto probabilmente l'immunoterapia arriverà in fase adiuvante anche in altre patologie, quindi il numero di pazienti guariti dopo un trattamento immunoterapico adiuvante tenderà ad aumentare e proprio nei pazienti lungoviventi o nei pazienti guariti è possibile che abbiamo quei pazienti a maggior rischio di aver sviluppato una tossicità endocrina. Per quale motivo? Perché ci sono dei dati retrospettivi che suggeriscono come proprio i pazienti che sviluppano tossicità endocrina hanno una prognosi migliore quando trattati appunto con immunocheckpoint inibitori. Questo è uno studio retrospettivo osservazionale, vedete che in diverse neoplasie, in pazienti con diverse neoplasie trattate con immunocheckpoint inibitori, vedete che chi ha sviluppato la tossicità endocrina ha una sopravvivenza migliore rispetto a chi non ha sviluppato la tossicità. E allora, se il problema appunto è la terapia sostitutiva a lungo termine, dobbiamo pensare anche a quelle che possono essere potenzialmente le complicanze a lungo termine dei pazienti trattati con immunocheckpoint inibitori che possono sviluppare disfunzioni di tipo endocrino, perché noi sappiamo che, ad esempio, vedete nella parte sinistra della diapositiva i tassi di mortalità di pazienti con diabete mellito tipo 1, che è quello che maggiormente ricorda il diabete immunocorrelato rispetto alla popolazione generale. Vedete come, sebbene ci sia stato un miglioramento nella prognosi di questi pazienti, comunque la mortalità per ogni causa e per patologie cardiovascolari nei pazienti diabetici è superiore rispetto ai pazienti della popolazione generale senza il diabete. E vedete che anche in caso di ipotiroidismo, soprattutto quando, questo nella parte destra della diapositiva, si tratta di uno studio di coorte retrospettivo, che ha dimostrato che i pazienti che non correggevano in maniera adeguata il TSH, quindi avevano
diciamo un TSH eccessivamente elevato, quindi una non ottimale correzione dell'ipotiroidismo, avevano un eccesso di mortalità rispetto ai pazienti ipotiroidei che invece avevano un buon controllo del TSH e quindi un'ottimale terapia sostitutiva. Allo stesso modo, pazienti con insufficienza surrenalica hanno sicuramente un tasso di mortalità superiore rispetto alla popolazione generale senza insufficienza surrenalica. Per quanto riguarda invece le terapie target, noi abbiamo ormai numerosi target in oncologia nei confronti dei quali abbiamo dei trattamenti specifici o in termini di anticorpi monoclonali o in termini di inibitori tirosinochinasici. Ne parlava prima anche il professor Opoker vedete che soprattutto gli inibitori multichinasici che hanno un'azione nei confronti dell'angiogenesi hanno un elevato tasso di incidenza, determinano un elevato tasso di incidenza di ipotiroidismo con meccanismi complessi e molteplici, solo in parte ascrivibili a una tiroidite distruttiva, ma in parte ascrivibili anche ad alterazioni vascolari della ghiandola tiroidea oppure ad alterazioni del metabolismo, per cui in parte alcune di queste tossicità possono essere reversibili, però in alcuni casi anche per la tossicità dagli inibitori chinasici possono essere delle tossicità a lungo termine. Anche per questa terapia target lo sviluppo dell'ipotiroidismo sembrerebbe essere correlato a una migliore prognosi del paziente. E non dobbiamo dimenticarci che, a parte l'ipotiroidismo, che ormai anche come oncologi abbiamo imparato a conoscere, a gestire, collegato a questi inibitori chinasici, in realtà questi inibitori possono dare una serie di disfunzioni metaboliche in termini di alterazioni del metabolismo glicemico o alterazioni del metabolismo lipidico e anche delle altre problematiche endocrinologiche, ad esempio l'ipogonadismo. Quindi questa è sicuramente una cosa che dobbiamo tenere presente quando trattiamo i nostri pazienti con questi farmaci, soprattutto nel momento in cui questi farmaci stiamo iniziando a utilizzarli proprio in associazione all'immunoterapia. Questa è una cosa che facciamo già abitualmente nel rene, perché vedete che le combinazioni di immunoterapia e inibitori di tirosinochinasi hanno migliorato la sopravvivenza quando utilizzati in prima linea nel tumore del rene metastatico rispetto al solo inibitore tirosinchinasico, ma è probabile che questi tipi di combinazione li utilizzeremo anche in futuro in altre neoplasie. Quindi questo aumenta chiaramente il rischio di sviluppare tossicità endocrina. Questa è una metanalisi che proprio di studi su pazienti con tumore renale, che mostra come i pazienti trattati con combinazione di immunoterapia e inibitore tirosinchinasico hanno un più alto rischio di sviluppare ipotiroidismo di qualsiasi grado. E quindi questi pazienti meritano una particolare attenzione nel monitoraggio degli ormoni tiroidei. Per cui, per concludere, come abbiamo potuto vedere, sia l'immunoterapia che i farmaci a bersaglio molecolare sono associati con tossicità endocrina, che è importante il monitoraggio dei pazienti trattati con questi farmaci per identificare nella maniera più precoce possibile la tossicità. Questa è vero che è associata a una migliore prognosi del paziente, però richiede molto spesso una terapia endocrina sostitutiva a vita e quindi di fatto anche una presa in carico da parte dello specialista endocrinologo a lungo termine. Per cui è evidente come ci deve essere una stretta collaborazione tra l'oncologo e l'endocrinologo, non solo nella fase diagnostica e di trattamento iniziale della tossicità endocrinologica, ma probabilmente e soprattutto anche nel follow-up a lungo termine. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al dottor Inno. Rita? Grazie Alessandro, grazie per la chiarezza e per la completezza. E facciamo adesso il punto di vista dell'endocrinologo che ci porterà Stefania Zorbato, appunto allieva del professor Opoker, che mi ha aiutato nel redigere questo programma. Prego, Stefania. Grazie intanto. Allora, cerco di condividere. Tanto ringrazio Rita e Dario per questa opportunità. Sì. Scusate, abbiamo due postazioni vicine. Allora, intanto ringrazio di nuovo Dario e Rita. È bello sapere che questi argomenti, che come diceva il professor Opoker all'inizio, erano argomenti di nicchia, invece
stanno iniziando a diventare argomenti importanti nel mondo anche oncologico, quindi di fatto, insomma, parlarne vuol dire anche collaborare, come diceva Alessandro, con gli oncologi, avere quindi la possibilità di così vedere insieme un po' tutte queste situazioni. Allora, scusate, partiamo dall'inizio. Eccoci qua. Allora, riprendo un pochino il discorso da quello che ha detto molto bene Alessandro. Non ci siamo messi d'accordo, però alla fine abbiamo trovato, secondo me, degli elementi comuni molto importanti, per cui ci troviamo d'accordo in tantissime di queste situazioni. Come anticipato da Alessandro, effettivamente queste nuove terapie, che parliamo di immunoterapie o di farmaci a bersaglio molecolare, hanno decisamente aumentato la sopravvivenza e la prognosi migliore nei nostri pazienti. Da un certo punto di vista, minimo, per fortuna, abbiamo un aumento delle ospedalizzazioni causate proprio da alcuni eventi che forse all'inizio gli oncologi non erano molto abituati a vedere, ma che poi pian pianino hanno cominciato a conoscere molto bene. Questa è la stessa immagine, appunto, che avete visto prima. I farmaci a bersaglio molecolare hanno alcuni tipi di problematiche, alcuni tipi di tossicità, non sono solo endocrine, perché ci sono altri problemi legati all'apparato gastrointestinale, alla cute, che abbiamo e hanno gli oncologi imparato a gestire molto bene, ma i problemi endocrini forse in questi farmaci cominciano a essere tra i problemi, tra le problematiche un po' più discusse, un pochino più evidenti nei nostri pazienti. In particolare io mi soffermo, appunto a differenza di Alessandro, sui punti proprio sulle varie, i vari target che interessano queste ghiandole, quindi vediamo un attimino insieme anche a livello pratico che cosa si può fare per questi pazienti. Come ho detto prima, gli oncologi hanno imparato molto bene a gestire queste tossicità, però ci sono alcune situazioni in cui purtroppo è importante l'invio all'endocrinologo, proprio perché sono situazioni un po' più difficili da gestire, e d'altra parte, insomma, perché ci sono, vedi, diabete, dei presidi da attivare, come l'insulina, i piani terapeutici, eccetera. Quindi è importante saper riconoscere anche quali sono i casi gestibili dall'oncologo e quelli che invece sono da inviare all'endocrinologo. Questa è una freccia che vi indica esattamente la frequenza di quelle che sono le tossicità endocrine legate sia ai farmaci di bersaglio molecolare, soprattutto all'immunoterapia. Quindi la tiroide la fa da padrona, come avete ben capito, però poi possiamo avere tossicità principalmente a livello ipofisario, a livello surrenalico e molto più raramente a livello pancreatico. In particolar modo, che cosa possiamo trovare nei nostri pazienti in trattamento con questi farmaci? A livello tiroideo possiamo trovare sia degli iper, ma poi degli ipotiroidismi. Molto spesso c'è proprio un'evoluzione da iper a ipotiroidismo, perché appunto ci sono delle forme di tiroiditi destruenti che portano proprio a questa condizione. Possiamo avere delle problematiche a livello surrenalico, quindi insufficienze surrenaliche che, attenzione, possono essere proprio a partenza surrenalica, ma potrebbero essere delle insufficienze causate da un deficit ipofisario, quindi anche questa è una distinzione che è importante fare. Possiamo avere delle alterazioni a livello ipofisario. Le ipofisiti per l'endocrinologo, prima, nell'epoca pre, diciamo, oncologica di questi farmaci, erano degli eventi no rari di più. Credo che nel mondo si contassero veramente pochissimi casi ed erano soprattutto infiammatori o legati a TBC o altre forme particolari e strane. Con questi farmaci abbiamo imparato proprio la gestione dell'ipofisiti e a vedere le ipofisiti, che sono invece delle situazioni, seppur rare, comunque presenti. E come abbiamo detto prima, anche le situazioni di diabete legate a pancreatiti destruenti, quindi a situazioni anche queste piuttosto impegnative quando si presentassero. Una cosa importante già detta nella precedente relazione è che spesso purtroppo sono situazioni irreversibili, quindi è vero che il paziente per fortuna può avere una prognosi migliore dal punto di vista oncologico, però è vero anche che questo paziente probabilmente si porterà a vita una terapia ormonale sostitutiva, che per carità è il male minore. In questa situazione è meglio guarire di tumore, come si dice, portarsi dietro magari un Eutirox, però insomma è importante al nostro paziente anche dare questo messaggio che questi sono farmaci salvavita, cosiddetti salvavita, quindi devono essere assunti per tutta la vita. Analizziamo organo per organo. Abbiamo detto che la tiroide, le disfunzioni tiroidee sono le più frequenti. Qui parliamo sia di immunoterapia, ma anche
di terapia bersaglio molecolare. Abbiamo imparato proprio col professor Hoppocker, quando siamo partiti con i TKI, con sunitinib, che ha già citato nella sua lezione magistrale, come vedevamo questi ipotiroidismi improvvisi nella fase on della terapia con sunitinib, perché vi ricordo la terapia allora si faceva 4 settimane sì e 2 no, per cui nella fase off, diciamo, di terapia oncologica, il paziente riprendeva la funzionalità tiroidea, però man mano questa si riduceva, man mano che i cicli oncologici con sunitinib procedevano, fino ad arrivare a un ipotiroidismo franco. Nella terapia invece, nell'immunoterapia, abbiamo delle situazioni un pochino diverse. Abbiamo soprattutto dei quadri simili alle tiroiditi destruenti, per cui se noi facessimo, all'inizio lo facevamo, anche delle scintigrafie come per diagnosticare meglio, insomma, di cosa si trattasse dal punto di vista anche morfologico, vedevamo proprio un quadro di tiroide muta, quello che diciamo quadro destruente. È molto simile quindi all'inizio a una tiroidite classica, però non è chiarissimo ancora il meccanismo d'azione. Sembra che ci possa essere un danno del sistema perossido di accoppiamento, però non, come ho detto prima, non è ancora ben chiarito questo meccanismo. La cosa importante è proprio identificare abbastanza precocemente queste situazioni, che spesso esordiscono con una fase iniziale di ipertiroidismo a cui, come ho anticipato prima, c'è una fase che segue di ipotiroidismo, da fare anche qui diagnosi differenziale con un ipotiroidismo invece a partenza centrale, quindi ipofisaria, perché anche qui gli esami che dobbiamo controllare sono esami leggermente diversi. Che cosa fare dal punto di vista pratico nel momento in cui io mi trovo di fronte a questo quadro? Con l'ipertiroidismo mi verrebbe voglia di trattare con un tireostatico, quindi con un farmaco che mi blocchi l'ipertiroidismo. Quasi mai va impostato questo trattamento, a meno che non si tratti anche, diciamo, di un svisceramento di un morbo di base, dove certe volte questi pazienti sarebbero comunque stati destinati ad avere un loro ipertiroidismo e quindi avere anche degli anticorpi stimolanti ai recettori del TSH elevati, e quindi l'ipertiroidismo che manifestano è un vero ipertiroidismo. Questa possibilità è molto rara, la maggior parte delle volte sono degli ipertiroidismi che tendono poi a esaurirsi con gli ipotiroidismi, per cui vengono trattati solo con sintomatici. Cosa significa questo a livello pratico? Che se hanno la loro tachicardia da ipertiroidismo vengono trattati con dei beta bloccanti, altrimenti si fa attesa e si vede, si monitorano fino alla fase dell'ipotiroidismo, che poi invece deve essere in qualche modo trattata. A quali farmaci soprattutto sono associate le disfunzioni tiroidee? L'ha detto prima Alessandro. Sono associati soprattutto ai PD-1 e PD-L1, molto più raramente, se non quasi, insomma, molto raramente, diciamo, ai farmaci anti-CTL e IL-4, però l'associazione, la combinazione delle due terapie, sempre come detto in precedenza, può aumentare molto questo rischio. Che cosa facciamo a livello pratico? Come ho detto prima, consideriamo terapie sintomatiche per le palpitazioni, quindi beta bloccanti, e iniziamo un trattamento più che altro sostitutivo dell'ormone, quindi il trattamento con ormone tiroideo, in questo caso nel momento in cui ci accorgiamo che inizia questo ipotiroidismo. La terapia cortisonica la riserviamo solo se ci troviamo di fronte a una severa tiroidite. Terapia cortisonica che, tra parentesi, non è molto amata dagli oncologi perché, sempre come detto prima, probabilmente riduce anche il meccanismo d'azione del farmaco oncologico, quindi stiamo attenti anche a utilizzare questi farmaci. Secondo organo bersaglio, il surrene. Il surrene, come ho detto prima, può funzionare meglio, quindi andare incontro a un deficit di funzionalità o per un danno diretto, quindi farmaci che direttamente riducono la loro funzionalità. È un po' più rara questa situazione, oppure potrebbe essere secondaria a un danno ipofisario. Come sintomatologia abbiamo appunto la famosa astenia, che però abbiamo visto che è già presente nei pazienti che fanno questi trattamenti, quindi non è un sintomo così purtroppo d'aiuto per capire se
ci troviamo in questa situazione, però possiamo anche avere vomito, dolore addominale, crisi ipotensive fino anche al coma. È una situazione estremamente importante, impegnativa e anche a cui fare molta attenzione, perché l'iposurrealismo severo non trattato può dare veramente delle problematiche molto molto importanti e severe nel paziente. Ovviamente la diagnosi dovrebbe essere fatta attraverso il dosaggio di cortisolo, CTH e di sodio potassio, quindi il dosaggio della ionemia, la misurazione della pressione e dell'aldosterone e dell'arenina che sono alterati. Qui faccio una parentesi, attenzione, perché molto spesso anche per alte tossicità questi pazienti sono già in terapia cortisonica, magari basse dosi, però sono in terapia cortisonica. Se questo fosse il caso, non è assolutamente conveniente andare a dosare cortisolo e CTH, perché verranno alterati dai farmaci che stanno facendo, dalla terapia steroidea. Quindi attenzione all'anamnesi, capiamo se questi pazienti ci arrivano veramente senza terapia cortisonica associata, e se lo sono spesso e se hanno fatto quel dosaggio di cortisolo e CTH, questi valori vengono alterati non tanto per una loro predisposizione a un iposurrealismo, ma perché sono in trattamento e quindi hanno una situazione particolare di questo tipo. Questo è un quadro, come vedete a sinistra, vediamo delle ghiandole surrenaliche normali in un paziente che poi è stato sottoposto a immunoterapia, e i surreni globosi che vedete adesso invece rappresentano un quadro di adrenalite legata appunto a immunoterapia. Terza ghiandola che prendiamo in considerazione è l'ipofisi. L'ipofisi può avere appunto questa infiammazione acuta chiamata ipofisite, con un aumento delle dimensioni della ghiandola. Che cosa coinvolge? Coinvolge il rilascio degli ormoni da parte dell'adenoipofisi, quindi si va dal TSH alla CTH, gli ormoni FSH e LH, quindi sessuali, GH, e può esserci anche un indiretto aumento della prolattina. La sintomatologia è molto importante qui, perché una cefalea importante che perdura nel tempo, disturbi visivi e sempre la solita fatica, fanno diagnosi in qualche modo, no, pongono il sospetto di un coinvolgimento ipofisario. Naturalmente la diagnosi è morfologica attraverso l'utilizzo della risonanza e naturalmente la valutazione degli ormoni ipofisari. Nei casi di ipofisite di grado 3-4 può essere richiesta l'ospedalizzazione. Questa è una delle condizioni più serie che possiamo riscontrare nel nostro percorso, e quindi la terapia sostitutiva con steroidi anche ad alte dosi è necessaria, perché può dare veramente rischio di vita a questi pazienti il fatto di non essere sostituiti con adeguata terapia. Nei nostri ambulatori, per esempio, siamo abituati a dare un foglio del rischio per questi pazienti di iposurrealismo o riduzione della funzionalità ipofisaria improvvisa, che può portare appunto a situazioni severe, e quindi il foglio del rischio serve anche per capire come intervenire nel caso di una di queste situazioni. Anche per quanto riguarda l'ipofisi, gli organi, le terapie che sono più legate a queste situazioni, come già detto in precedenza, sono invece gli anticorpi anti-CTLA4. E come detto prima, insomma, la terapia importante da poter proporre ai nostri pazienti è una terapia sostitutiva, ma con questa volta cortisonici ad alte dosi se l'ipofisite acuta, e invece una terapia sostitutiva se ci troviamo in una situazione più tranquilla. Queste sono sempre immagini proprio del nostro paziente, tra l'altro riferite a un'ipofisite acuta. Come vedete, la ghiandola è piuttosto globosa, e dopo 8 mesi la risoluzione di questo quadro. Pancreas, come abbiamo detto, condizione rara, anche questa però piuttosto impegnativa e severa nel caso in cui ci sia l'insorgenza di un diabete importante. L'insorgenza del diabete dal punto di vista dei sintomi è anche un po' subdola, molto spesso non c'è un gran sintomo, non ci sono dei grandi sintomi d'esordio, alcune volte abbiamo cefalea, confusione mentale, fino alla poliuria, polidipsia. La diagnosi è naturalmente soprattutto biochimica, i livelli di glicemia, di emoglobina glicata ci indicano subito che ci troviamo
in una condizione di iperglicemia, la caratteristica di questo diabete importantissima è che la terapia da impostare è terapia insulinica, quindi non esistono gli antidiabetici orali, bisogna prontamente intervenire con all'inizio boli di insulina e poi un'insulina frazionata nel tempo. Il diabete legato alle pancreatiti destruenti è associato soprattutto alla terapia con anti-PD-1 o PD-L1. Naturalmente in tutti questi casi, come detto all'inizio, l'associazione della terapia porta quindi sia diciamo l'immunoterapia con PD-1, l'associazione con CTL e IFOR, porta a un aumento del rischio di avere questo tipo di tossicità. Allora, una cosa importante, un messaggio importante che do agli oncologi soprattutto per il trattamento delle situazioni che portano a alterazioni ghiandolari o multighiandolari. Io vi ho parlato organo per organo, però spesso ci troviamo di fronte alla tossicità che coinvolge più di una ghiandola endocrina. In particolare l'associazione che troviamo più frequente è quella tra surrene e tiroide, cioè ci troviamo spesso a gestire degli iposurrenalismi e degli ipotiroidismi. Magari l'oncologo ce lo manda per un ipotiroidismo e studiando bene il paziente ci accorgiamo che c'è anche un deficit della funzionalità surrenalica. Quindi assolutamente il primo asse da ripristinare, quindi la prima condizione da mettere a posto, come si dice, quindi da ripristinare in modo che il paziente non corra dei rischi, è l'asse ipofisi surrene, cioè abbiamo bisogno che surrene o comunque la sostituzione della funzionalità surrenalica sia a posto. In secondo luogo ci occuperemo della tiroide, quindi andremo a ripristinare gli ormoni tiroidei e laddove è possibile, perché sono comunque sempre considerati fattori di crescita, anche la terapia ormonale sostitutiva delle ghiandole gonadiche, quindi testosterone per il maschio e terapia sostitutiva per la donna. Sappiamo che per alcuni tumori questo non è possibile, però lo teniamo come terzo step. Importante sapere che, come vi ho detto prima, prima cosa di cui ci dobbiamo occupare è ripristinare l'asse surrenalico. Se il problema è di grado lieve, lo teniamo strettamente monitorato. Se invece il problema diventa di grado persistente, sempre lieve oppure moderato, significa che i valori che noi abbiamo non sono più valori leggermente alterati o normali, quindi non è più uno stato più di un iposurrenalismo subclinico, ma clinicamente attivo, allora dobbiamo iniziare a trattare il nostro paziente con dosi sostitutive di corticosteroidi orali. E se abbiamo un grado severo, naturalmente, come ho detto prima, i corticosteroidi sono doverosi e sono per via endovenosa. Solo questo e solo in questo caso la terapia oncologica andrà interrotta. Negli altri casi dobbiamo occuparci e lavorare sinergicamente con l'oncologo. Nel nostro istituto la nostra flowchart fondamentalmente è questa, sono gli ormoni che prima Alessandro ha citato che vengono controllati da parte dell'oncologo la prima volta. L'unico caso in cui andiamo a fare anche una risonanza è se la sintomatologia comprende anche una cefalea e un deficit della vista per diciamo un sospetto di ipofisite, quindi andiamo a associare anche la risonanza. Altrimenti, se noi troviamo un profilo ematologico ormonale normale, il nostro oncologo continua a controllarlo per i cicli successivi di terapia, lo stesso tipo di profilo. Lo troviamo alterato, ci manda il paziente. Al secondo e terzo ciclo, stesso gruppo di esami, stesso pannello di esami, questi esami li troviamo alterati? No, allora andiamo a ricontrollarli ai cicli successivi, li troviamo alterati, affidiamo il paziente all'endocrinologo. Quindi di fatto abbiamo una gestione combinata con l'oncologo in cui mi controlla alcuni esami, in caso fossero particolarmente alterati o ci fossero delle problematiche o dei dubbi, comunque hanno l'endocrinologo a disposizione e ci mandano il paziente, in caso contrario invece gestiscono la situazione. Ricordo che l'interruzione della terapia oncologica viene solo per i gradi molto elevati di queste tossicità e quindi per tutto il resto impariamo a gestirlo tutti anche in combinazione. Per cui, concludendo, che cosa possiamo dire? Che sicuramente, come diceva Alessandro, le terapie, i nuovi farmaci, sia bersaglio molecolare che immunoterapia, hanno dimostrato un'attività antitumorale molto efficace e duratura, però hanno ovviamente tutti questi farmaci alcuni effetti collaterali
che abbiamo imparato a gestire nel tempo, i più comuni, tra i più comuni ci sono sicuramente le endocrinopatie, soprattutto legati alla terapia con PD-1, PD-L1, le tiroiditi, mentre le ipofisiti sono un pochino più legate alla terapia con gli anti-CTLA-4. L'insorgenza mediana di questi sintomi è a circa 3 mesi dall'inizio del trattamento, alcuni più precocemente li abbiamo visti nella pratica clinica, altri anche parecchi mesi dopo, quindi attenzione, diciamo, a monitorare il paziente nel tempo. Le combinazioni, come detto prima, delle due terapie aumentano i rischi. Ovviamente prima imposto la terapia sostitutiva ormonale, meglio e più risposta avrò dal paziente, e sempre, come detto nella relazione che mi ha preceduto, ora ci sono anche delle evidenze che comunque tutto quello che è endocrinopatia correlata a questi trattamenti mi dà probabilmente una migliore risposta al trattamento in termini proprio di risposta clinica sul mio paziente. Con questo vi ringrazio. Grazie Stefania, do la parola a Dario per presentare il prossimo relatore. Poi facciamo la discussione in fondo, se potete rimanere. Vedo Dario, però è ancora silenziato. Dario, riesci tu a presentare la relazione successiva? Va bene, vado avanti, io non mi taccio. E quindi presento Andrea Rigiglio, che conosco da quando è bambino, anzi mi ricorda sempre che ho l'età di sua mamma, e nel senso che ha fatto la specializzazione a Perugia e ora lavora all'Andrea Rizzoni a Bologna e farà una rassegna di casi clinici. Buon pomeriggio a tutti, grazie mille per l'invito ad IOM e alla dottoressa Chiari, a cui sono molto legato per i motivi di cui vi ho appena parlato. Allora, come già anticipato, mi chiamo Andrea Rigiglio, lavoro a Bologna all'interno dell'equipe che si occupa di tumori toracici. Non ho conflitti di interesse e i casi clinici di cui vi andrò a parlare oggi si inseriscono nel contesto della medicina di precisione che, come è stato già detto nelle presentazioni precedenti, ha rivoluzionato i nostri algoritmi terapeutici, determinando un allungamento della sopravvivenza e della qualità di vita dei nostri pazienti, tuttavia anche ponendoci delle sfide giornaliere con nuovi profili di tossicità che sono in continuo aggiornamento e determinando anche, per fortuna dei pazienti, in alcuni casi una cronicizzazione del tumore e quindi un'eventuale anche cronicizzazione di eventi avversi che devono essere gestiti nel tempo. Quindi ritengo sia molto importante inserire il paziente in una specifica rete oncologica di cui fa parte sì l'oncologo di riferimento, tutta l'equipe oncologica locale, quindi compresi oltre agli oncologi anche gli infermieri, ma anche gli psicologi, gli specialisti di riferimento per le singole problematiche. E questa rete poi fa capo a una rete nazionale e internazionale più grande e ha al centro il paziente stesso, che per i motivi di cui discuteremo dopo e che abbiamo già discusso, in realtà non deve far parte passivamente della rete, del suo percorso di diagnosi e cura, ma deve essere coinvolto attivamente. Oggi vi presenterò due casi di pazienti trattati con terapia. Li ho scelti per le modalità di bloccato essere paradigmatiche. Come già detto abbondantemente, la maggioranza delle tossicità endocrine è dovuta a meccanismi di autoimmunità. Abbiamo già citato le tiroiditi, l'ipofisite, il diabete mellito. I tempi di insorgenza di questi eventi variano da alcune settimane ad alcuni mesi dopo l'inizio della immunoterapia. Come detto dal dottor Inno nella presentazione precedente,
Occhio che le endocrinopatie, come vedete nell'immagine alla vostra destra, possono insorgere lungo praticamente tutto il percorso di trattamento, in alcuni casi possono diventare delle problematiche croniche, per questo molto, molto rilevante. Il primo caso l'ho intitolato una complessa gestione cronica, perché la paziente di sé per sé complessa, è una paziente che ormai conosciamo da 3 anni, la signora Rosa, 62 anni, ha un contesto familiare abbastanza conflittuale, e lei di suo ha un atteggiamento un po' positivo e quindi anche un'aderenza molto relativa alle indicazioni mediche. E una signora con multiple comorbilità, ad incominciare dalla sua obesità, è una forte fumatrice, e poi bronchite cronica, diabete mellito di tipo 2, ipertensione, e si è presentata nei nostri ambulatori con una lista, per così dire, importante farmaci assunti a domicilio. La conosciamo dal 2019 per un tumore polmonare metastatico, per il quale a novembre del 2019 abbiamo intrapreso un'immunoterapia di prima linea con pembrolizumab 200 mg flat dose, ottenendo una risposta parziale polmonare linfonodale, e in considerazione di una buona tolleranza globale al trattamento, caratterizzata da una fugace dermatite G1, astenia G1 e un ipotiroidismo, possiamo definirlo, lo definivamo quantomeno sul clinico, per il quale avevamo intrapreso una terapia sostitutiva ormonale, a giugno decidevamo di iniziare una flat dose 400 mg. Ovviamente a luglio la paziente ha iniziato ad avere un peggioramento delle condizioni generali, per cui affrontava un primo ricovero presso un'altra struttura, senza praticamente come nulla di fatto, senza cambiamento della terapia domiciliare cronica, per un ulteriore peggioramento del quadro clinico, comparsa di edemi declivi, un'importante astenia, veniva ricoverata in oncologia medica. E agli esami ematochimici riscontravamo insufficienza renale acuta con iponatremia e ipocalemia, elevati valori di TSH, positività di anticorpi anti-TPO e suppressione di ACTH e cortisolo in assenza di assunzione di steroidi. L'insufficienza renale acuta l'abbiamo gestita fin dall'inizio con idratazione, supplementazione di potassio e B e sospensione dei farmaci potenzialmente nefrotossici, ottenendo una normalizzazione del quadro. Repentinamente richiesta una consulenza endocrinologica, quindi si confermava il sospetto di tossicità endocrinologica da immunoterapia, iniziata una terapia con idrocortisone per la tossicità dell'assesso renalico endovena, per poi passare a cortisone acetato per via orale, e l'ipotiroidismo invece incrementava il dosaggio di levotiroxina a 200 microgrammi DIE. La paziente quindi, tornata in buone condizioni generali, da settembre 2020 riprendeva il suo trattamento con pembrolizumab, che però a questo punto veniva ripristinato alla flat dose di 200 mg, quindi ogni 3 settimane, ottenevamo un ulteriore miglioramento del quadro radiologico. Nel maggio 2021 veniva introdotto deltacortene per un incremento G2 degli enzimi pancreatici. La signora poi, in generale la signora ha avuto una pessima tolleranza e aderenza al trattamento con cortisone, anche fin da prima col cortone acetato. È stata bene fino ad agosto 2021, quando per malessere generale, stato di agitazione, nausea e vomito persistente, gli esami ematici riscontravamo una soppressione del TSH, un incremento sia di F3 che F4 e una ACTH soppresso, ovviamente seppur in corso di terapia steroidea, con prednisone che però la paziente assumeva molto irregolarmente. Agli esami ematochimici risultava inoltre una severa iponatremia, quindi ne disponevamo un nuovo ricovero nel quale abbiamo ottimizzato il dosaggio della levotiroxina. Per quanto riguarda la severa iponatremia, in maniera errata all'inizio valutavamo l'iponatremia come da attribuirsi a sindrome da inappropriata secrezione di ADH, però contattando subito il nostro endocrinologo di riferimento riprendevamo la giusta strada, e da qui l'importanza della collaborazione con gli specialisti del settore, e sostanzialmente
questo quadro era da attribuirsi alla nota insufficienza surrenalica, per cui si le impostava un'adeguata terapia steroidea con cortisone acetato a 50 mg DE, e ottenendo un progressivo miglioramento dei valori sia degli elettroliti che della sintomatologia clinica. In questo caso, attualmente la paziente ha ripreso il trattamento con pembrolizumab in buone condizioni generali. In questo caso abbiamo incontrato quindi una disfunzione tiroidea, come già detto sono tra le più frequenti endocrinopatie immunorelate, molto più frequenti nelle combinazioni, un 13% circa. Le disfunzioni tiroidee spesso si manifestano con una transitoria fase tiroidotossica che poi sfocia in ipotiroidismo, la presenza degli autoanticorpi non è costante, i sintomi sono per lo più moderati e non specifici, con fatigue, incremento ponderale, possono essere anche insidiosi all'inizio, il coma mixedematoso è un'evenienza molto molto rara. Nell'algoritmo terapeutico di gestione proposto dall'ESMO vediamo da un lato ovviamente una valutazione dei valori di TSH e di FT4. È molto importante, come detto anche dalla collega endocrinologa, non soffermarsi solo ai valori insomma, di TSH e di FT4, ma valutare bene, come per esempio nel caso dell'ipertiroidismo, anche la sintomatologia clinica. In questo caso inizialmente ci siamo confrontati con un ipotiroidismo e anche qui è molto importante considerare il fatto che la valutazione dell'ipotiroidismo è strettamente correlata alla sintomatologia clinica e quindi per esempio un ipotiroidismo di grado 3 o 4 è caratterizzato dalla presenza di sintomi severi o sintomi gravi potenzialmente mortali come il coma, nel quale è indicato quindi la sospensione dell'immune checkpoint inhibitor e consulenza endocrinologica, un'eventuale ospedalizzazione e ripristino dell'immunoterapia solo a regressione della sintomatologia. Abbiamo poi visto appunto un caso di insufficienza surrenalica, un evento avverso molto più raro, riportato intorno all'1% dei pazienti trattati con immunoterapia, ma attenzione, bisogna fare una distinzione tra le forme primarie, come già detto, e le forme secondarie. Le forme acute si possono manifestare con il corteo sintomatologico tipico della crisi surrenalica, quindi ipotensione, dolore addominale, nausea e vomito, alterazioni elettrolitiche. Le forme asintomatiche o paucisintomatiche si possono manifestare con riscontro di iponatremia, oppure, come ha fatto vedere la dottoressa in precedenza, documentate solo all'imaging come un ingrandimento bilaterale dei surreni. In questo caso abbiamo sospeso quindi l'immunoterapia, ci siamo adoperati per una fluidoterapia adeguata, mineralcorticoidi EV, ovviamente tutto in collaborazione con i colleghi endocrinologi. Il secondo caso l'ho definito un incidente di percorso, perché in realtà il signor Luigi è un paziente diametralmente opposto rispetto alla paziente precedente, è un signore di 71 anni, è un ex dirigente, ha un buon stile di vita, un bel contesto familiare, un paziente molto collaborante, aveva fin dalla diagnosi poche patologie concomitanti, quindi mai fumatore, ipertensione, un PS 0 e diciamo una terapia domiciliare che potrei definire standard per i pazienti della sua età. Lo conosciamo dal 2015, quando gli è stato asportato un melanoma della regione periauricolare. Purtroppo il paziente è ricaduto, quindi ha avuto una progressione epatica sottoposta a resezione nel febbraio del 2016, era una metastasi da melanoma BRAF mutato 600K. Per un'ulteriore progressione linfonodale multipla si avviava un'immunoterapia di prima linea con nivolumab, ottenendo dopo circa un anno, più di un anno, un'ottima risposta parziale, una buona tolleranza globale al trattamento. Il paziente, in perfetto stato di benessere, era sempre stato molto bene, ha contattato poi la nostra infermiera di percorso, ha avuto un contatto diretto per una sintomatologia tipica che è la poliuria e polidipsia, per cui l'infermiera ha predisposto immediatamente degli esami, le soluzioni di esami ematochimici, grazie ai quali abbiamo riscontrato iperglicemia severa, quindi 726 mg su decilitro, e un'insufficienza renale acuta, evidentemente su base prerenale da disidratazione dovuta alla poliuria osmotica. Negativa la ricerca degli anticorpi, e abbiamo disposto immediatamente il ricovero in oncologia. Quindi si configurava un quadro di chetoacidosi diabetica che abbiamo corretto
con l'aiuto del consulente diabetologo, con una idratazione endovena, monitoraggio serrato della diuresi e dei parametri vitali, oltre che degli indici di laboratorio, e ovviamente ci siamo adoperati per una terapia insulinica infusiva, ottenendo un rapido miglioramento del quadro clinico ed ematoclinico. Quindi è stato impostato poi uno schema di terapia insulinica, ottenendo un buon controllo glicemico. Il paziente ha ripreso poi nivolumab, ottenendo una risposta completa, che era persistente fino a quando nel luglio 2020 abbiamo deciso di interrompere al nivolumab dopo il 67° ciclo. Tuttora il paziente in follow-up è in risposta completa, persistente, in ottime condizioni generali, persiste il suo diabete mellito in insulinoterapia. E questo è un evento avverso molto raro, il diabete immunorelato, la chetoacidosi può essere frequente alla diagnosi, quindi molto insidiosa in circa il 60% dei pazienti. Queste forme poi ovviamente sono forme insulinodipendenti, quindi croniche. Non indicato l'utilizzo di steroidi ad alte dosi allo scopo eventuale di salvare alcune isole pancreatiche, il peptide C frequentemente non dosabile, anche qui gli autoanticorpi non sono sempre dirimenti. Il trattamento della chetoacidosi diabetica è quello che, in relazione ovviamente all'immunoterapia, è quello che abbiamo visto nel caso clinico. Abbiamo, dopo una normalizzazione del quadro, potuto riprendere la nostra immunoterapia con grande risultato. Quindi, andando alla fase di conclusione, questo è l'algoritmo di gestione degli eventi avversi immunorelati posto da Stéphane Champion nel 2016. E quindi è articolato su diverse fasi che partono dalla prevenzione, quindi molto importante informare il paziente, i caregiver, alla cercare di anticipare, individuare precocemente quindi questi eventi avversi immunorelati e anche quindi le endocrinopatie, proseguendo poi con il trattamento e il monitoraggio in cronico. In cosa cerchiamo di fare la differenza come Policlinico Sant'Orsola? Nella fase di individuazione precoce, ovviamente i pazienti sono sottoposti a esami periodici come in ogni altro percorso oncologico. Abbiamo un'infermiera di percorso a disposizione dei pazienti durante la settimana per via telefonica e email, e una infermiera che ovviamente è allenata nel riconoscimento degli eventi avversi immunorelati o da TKI, che non abbiamo citato nella presentazione, ma che ovviamente, come già detto, costituiscono un'altra parte importante dei nostri trattamenti, anche in relazione ai nuovi eventi avversi. Il trattamento è sempre deciso di concerto con l'endocrinologo o attraverso una consulenza urgente o attraverso dei meeting onco-endocrinologici che teniamo, o endocrino-oncologici se preferite, che teniamo una o due volte al mese a seconda della quantità di casi di discutere, e nei quali non solo discutiamo nuovi casi, ma stabiliamo anche un adeguato monitoraggio e cerchiamo di vigilare sui nostri pazienti con endocrinopatie immunorelate attraverso un protocollo osservazionale che è attivo presso il Sant'Orsola. Concludendo, quindi abbiamo visto come le endocrinopatie possono insorgere o acutamente ad essere life-threatening o cronicamente in modo subdolo, sintomatico. La gestione di questi eventi avversi può essere difficoltosa sia in relazione alla gravità dell'evento avverso che in relazione al tempo di insorgenza, ma anche in relazione alla gestione cronica, considerato anche che si va a inserire all'interno della gestione cronica non solo del tumore, ma di tutte le altre comorbidità di cui solitamente i nostri pazienti soffrono. Quindi credo sia fondamentale porre al centro di questo network oncologico il paziente, che deve essere educato al riconoscimento dei sintomi e all'aderenza della terapia, come abbiamo potuto vedere nel primo caso, e la nostra esperienza quindi dimostra l'importanza della discussione attiva dei casi clinici con lo specialista di riferimento. E con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. Grazie al dottore De Giglio. A questo punto apriamo la discussione. Possiamo anche prendere spunto dai casi clinici che ci ha fatto vedere. Ci sono delle domande? Io avevo un commento innanzitutto a fare, ringraziando intanto tutti e tre i relatori per le esposizioni complete, chiare e tutto. Il commento che volevo fare era, innanzitutto credo che una cosa importante, soprattutto per quanto riguarda la valutazione delle problematiche legate alle tiriopatie, sia quella di far sempre prima una valutazione di base degli ormoni tiroidei.
anche perché la patologia tiroidea spesso è una patologia subdola. Frequentemente è possibile avere una tiroidite autoimmunitaria non conosciuta da parte del paziente e che chiaramente può poi slatentizzarsi in corso, per esempio, di immunoterapia. E quindi almeno credo che sia utile fare sempre una valutazione di base della funzionalità tiroidea prima di cominciare una terapia o un'immunoterapia o una terapia con TKI. A proposito di TKI, volevo ricordare che i primi casi di ipotiroidismo sono stati quelli che erano stati confusi con una fatigue da sunitinib e che poi in effetti erano pazienti ipotiroidei. E un'altra cosa appunto sulla quale desidero risoffermarmi e che aveva detto bene il dottor Sazzovato è quella che spesso l'ipertiroidismo può ingannare non trattandosi di vere forme di ipertiroidismo e quindi di ipertiroidismo autoimmunitario, ma spesso si tratta magari di tiroiditi subacute che possono insorgere a seguire le terapie e che potrebbe essere controproducente andare a trattare invece con antitiroidei, cosa che effettivamente non andrebbe. Ci sono domande? Non so cosa ne pensano i relatori, anche in base al commento che ho fatto. Sì, ovviamente sono assolutamente d'accordo, e soprattutto sul primo commento che hai fatto, cioè sul fatto che le tiroiditi, comunque le tireopatie nella popolazione generale, soprattutto femminile, sono delle condizioni molto frequenti. Quindi avere una situazione di base, quindi capire se questi pazienti già magari senza avere grandi sintomi, perché sappiamo benissimo che soprattutto l'ipotiroidismo, i subclinici non danno sintomatologia, e avere già dei quadri chiari di partenza ci aiuta, perché proprio nella pratica clinica abbiamo visto arrivare dei pazienti con dei TSH veramente estremamente elevati, anche oltre i 100. Abbiamo un caso con Sara che avevamo visto con un TSH sopra il 200 come valore, che è un valore che per un endocrinologo è quasi mai visto, insomma, nonostante i numerosi casi che ci sono capitati sotto mano. E molto probabilmente potrebbero essere persone che già erano predisposte, che hanno peggiorato questo quadro in modo importante, come d'altra parte, come ho detto prima, negli iper, quindi nei base, dove che sono molto più rari, però sono delle condizioni comunque possibili, avere un quadro chiaro, perché se siamo già in presenza di un ipertiroidismo, questo invece, a differenza di altre situazioni, va comunque trattato. Quindi un basale, il primo messaggio, e secondo quello che ho detto prima, anche la parte, diciamo, la funzionalità surrenalica va assolutamente indagata, soprattutto se, cioè, laddove non ci sia una terapia sostitutiva steroidea. Terzo, che forse non l'ho sottolineato prima, dove abbiamo una terapia steroidea per altri motivi, quindi una colite o altri motivi, quindi non endocrinologici, attenzione poi alla dismissione dello steroide, perché se questo paziente per caso avesse un iposurrenalismo, ovviamente potrebbe andare in crisi iposurrenalica, quindi anche questo, insomma, prestare un attimo di attenzione. Io vi chiedo una riflessione di nuovo da un punto di vista organizzativo. È chiaro che nei centri alto volume queste competenze ci sono, e comunque il confronto multidisciplinare, come diceva prima il professor Hoppocker, va a supplire alle carenze organizzative. Si può pensare a un modello di rete, quindi di creare, diciamo, un team dedicato almeno a livello regionale, come che possa, insomma, supplire, che ne so, per milioni di abitanti, che possa supplire a eventuali carenze di formazioni, che secondo me, insomma, dal mio punto di vista, se uno va soprattutto nei centri SPOC, nei pronto soccorsi, dove ormai comunque questi farmaci si utilizzano dappertutto, il paziente non si perde necessariamente quando fa la terapia, si perde durante il suo percorso, o non si riconosce un problema che può essere serio, o non si gestisce bene il tapering dello steroide o quant'altro, insomma, una riflessione di nuovo organizzativa. Poi penso che passiamo all'altra sessione, se no sforiamo i tempi. Ma rispondo sempre io come endocrinologa, molto velocemente. Cioè, Valentina, che lavora in un'endocrinologia importante, sa quanto
gli ambulatori siano ovviamente pieni di tante situazioni. Penso che potrebbe essere un'idea quella di creare comunque all'interno dei vari settori dell'endocrinologia fatta di vari ambulatori per varie competenze o del territorio addirittura qualche, diciamo, ambulatorio dedicato ai pazienti oncologici dove non ci sia l'endocrinologo all'interno dell'istituto oncologico. Quindi avere proprio l'ambulatorio dedicato all'interno di un'endocrinologia o di un territorio, penso che forse questo potrebbe essere una buona soluzione, dando delle flowchart che alla fine diventano piuttosto semplici. Ovvio che quello che succede a noi, per esempio, è che se il paziente è urgente, cosiddetto urgente, non ce ne sono tante di urgenze in endocrinologia, però quelle poche che ci sono, va garantito il servizio precocemente. Ma credo che sicuramente molto semplicemente potrebbe essere, proprio perché parliamo di rete, potrebbe essere la soluzione migliore quella di, è più semplice ovviamente, quella di avere ogni centro di oncologia un riferimento endocrinologico, che poi può essere contattato anche in remoto, eccetera. D'altra parte il paziente spesso è importante mandarlo, ma solamente in casi magari estremi, cioè con un... non sempre è necessario che il paziente vada visto immediatamente. Sicuramente il paziente diabetico sì, il paziente iposurrenalico sicuramente sì, però sicuramente un primo approccio può essere quello di un contatto e avere però sempre un riferimento endocrinologico diciamo ben stabilito. Dario, introduci tu la seconda parte? Sì, allora passiamo alla seconda parte che riguarda un argomento appunto abbastanza importante e comune nell'ambito della gestione dei pazienti oncologici, soprattutto quei pazienti che fanno le terapie anti-ormonali, definiamole così, come può essere il caso dei pazienti con un carcinoma della mammella o con carcinoma della prostata, dove appunto c'è un depauperamento degli steroidi sessuali e quindi un'induzione di quello che può essere la perdita della matrice ossea. A questo punto darei la parola alla dottoressa Toffolatti, dell'Istituto Tumori di Milano, che ci farà vedere qual è il punto di vista dell'oncologo. Buonasera, grazie ai moderatori e grazie a Dion per questa opportunità. Cerco di condividere lo schermo. Spero si veda. Mi date un cenno se si vede cortesemente? Perfetto, prego. Grazie mille. Il mio compito quindi è quello di vedere dal punto di vista oncologico la condizione di aumentato rischio fratturativo di tipo iatrogeno. Premetto che... mi sposto di qua. Okay. Premetto che tutti i pazienti oncologici sono potenzialmente coinvolti a causa dei trattamenti a cui sono sottoposti. Mi vengono in mente la chemioterapia, il trapianto di midollo, l'utilizzo a lungo termine di corticosteroidi. Ma i pazienti maggiormente esposti a questo rischio sono i pazienti in trattamento con blocco ormonale, quindi pazienti affetti da neoplasia prostatica non metastatica in terapia androgeno deprivativa, pazienti affetti da tumore della mammella in terapia ormonale adiuvante. In questo setting di pazienti la salute dell'osso va monitorata attentamente e preservata. In questa diapositiva sono riportati in ordine decrescente i trattamenti ormonali che vanno ad alterare negativamente il patrimonio osseo, mentre in quest'altra il diagramma riporta le percentuali di massa ossea perse ogni anno in base alla condizione fisiologica del paziente o al trattamento che sta effettuando. Il marcato ipoestrogenismo tessutale indotto dalla terapia ormonale adiuvante nelle donne affette da tumore della mammella e dalla deprivazione androgenica in pazienti affetti da tumore della prostata induce un'importante accelerazione della perdita di massa ossea e aumenta rapidamente il rischio fratturativo. Questo è un effetto molto precoce e molto rapido che si vede fin dal primo anno di terapia adiuvante. E vi è anche una correlazione diretta tra la durata dell'ormonoterapia e l'incidenza di fratture. Quindi possiamo affermare che la terapia ormonale adiuvante di per sé è un rischio di frattura sufficiente da giustificare la terapia con inibitori del riassorbimento osseo. Se andiamo a vedere
che cosa abbiamo per valutare l'osso? Noi sappiamo che abbiamo la MOC e la resistenza dell'osso dipende sia dalla sua densità, ma anche dalla sua migliore o peggiore architettura microscopica. Un incremento della fragilità scheletrica si traduce in un incremento degli eventi fratturativi. Il rischio di frattura in pazienti che fanno terapia ormonale non è soltanto legato alla densità dell'osso, ma anche alla sua qualità. Infatti, il danno a livello osseo nei pazienti in terapia ormonale è sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo, quindi interessa anche la struttura trabeculare, danno che non è evidente alla densitometria. Possiamo dire che la percentuale di fratture dovute alla diminuita densità dell'osso sono del 60-80%, mentre quelle legate all'alterata qualità sono del 20-40%. Cosa possiamo fare noi? Innanzitutto come oncologi dobbiamo informare i pazienti del rischio di peggioramento del patrimonio osseo prima di avviare un trattamento ormonale adiuvante, garantire ai pazienti un adeguato livello di vitamina D e di calcio, istruendoli a seguire una dieta alimentare corretta e educarli ad avere uno stile di vita sano. Per quanto riguarda la supplementazione di vitamina D e di calcio, questo è un presupposto imprescindibile perché ci sia il risultato atteso dalle terapie antifratturative. E va iniziato prima di avviare un trattamento con farmaci antiriassorbitivi. Il fabbisogno giornaliero di calcio nelle donne in menopausa è circa di un grammo e due al giorno, negli uomini di un grammo e mezzo. Per quanto riguarda il dosaggio della vitamina D, le linee guida raccomandano un supplemento di 400-800 unità internazionali al giorno, poi il dosaggio è da variare in base anche allo stato carenziale del paziente. Bisogna anche vedere se è una situazione, una condizione da carenziale, quindi tendenzialmente si dà una dose da carico prima e poi si continua con una dose di mantenimento, oppure se invece è un dosaggio che possiamo dare un dosaggio come prevenzione per evitare l'ipovitaminosi. Generalmente noi come dose da carico utilizziamo una quantità di 300.000 unità per due giorni consecutivi, seguito poi da una dose di 100.000 unità una volta al mese. Sappiamo che la MOC è l'esame diagnostico che ci permette di quantificare la massa ossea, però deve essere integrata con un'attenta valutazione clinica e laboristica proprio per cercare di individuare quali sono i fattori di rischio parzialmente o totalmente indipendenti dalla densità ossea. Quindi non solo MOC, perché in questo setting di pazienti non è sufficiente per indicare correttamente un soggetto a rischio di frattura. Va indubbiamente fatta, ma non è il criterio per decidere se va iniziata una terapia antiriassorbitiva e comunque poi ci serve anche come parametro nel tempo. Altri esami che sono utili sono il dosaggio della vitamina D, del paratormone, della fosfatasi alcalina e soprattutto del telopeptide. Il telopeptide viene considerato un marker del turnover osseo, anche perché è utilizzato principalmente per ottenere informazioni sull'entità del riassorbimento osseo e può essere utile per stimare il rischio di frattura anche indipendentemente dalla densità. Infatti nei pazienti che fanno terapia ormonale, che siano per la prostata o per il tumore della mammella, noi non ci basiamo soltanto sul dato della MOC e possiamo prescrivere i farmaci antiriassorbitivi indipendentemente dal valore di MOC, a differenza dei pazienti che hanno un'osteoporosi. Il telopeptide è importante che venga dosato al basale e almeno dopo 6 mesi dall'inizio del trattamento con farmaci antiriassorbitivi. Generalmente un valore ottimale viene considerato se è inferiore a 0,300 nanogrammi ml e l'aumento al di sopra dei valori di normalità è un'indicazione di un'accelerata perdita di massa ossea. Il momento per iniziare i farmaci inibitori del riassorbimento osseo nella prevenzione primaria non è univocamente definito.
a livello internazionale, però diversi fattori supportano la via di questi tipi di trattamento all'inizio del trattamento ormonale adiuvante, cioè in prevenzione primaria, cioè prima che si verifichi la prima frattura da fragilità. Questo è anche stato riportato e nelle nuove linee guida della salute dell'osso dell'IOM che sono state pubblicate proprio pochi giorni fa, c'erano già in quelle precedenti, nei capitoli del tumore per quanto riguarda la terapia del tumore della mammella e della prostata, quindi a maggior ragione c'è una raccomandazione forte a iniziarla fin dall'inizio. Quali farmaci possiamo utilizzare? In prevenzione primaria i bifosfonati e il denosumab rappresentano i farmaci di prima scelta nella gestione della bone health, sia in pazienti affetti da carcinoma della mammella sia in quelli affetti da tumore della prostata, in quanto sono in grado di prevenire la perdita di massa ossea in corso di trattamento ormonale adiuvante. Sono farmaci secondo la scheda nota della scheda AIFA alla nota 79. Per quanto riguarda i bifosfonati, mancano per questi farmaci i dati di efficacia antifratturativa in questo diretti per quanto riguarda questo farmaco, però ci sono evidenze che la loro efficacia e che ci sia la loro efficacia nel prevenire la perdita di massa ossea, esattamente come nei pazienti che hanno un'osteoporosi postmenopausale. Gli studi in oncologia sono stati condotti utilizzando l'acido zoledronico 4 mg due volte all'anno, quindi ogni sei mesi. Invece l'efficacia antifratturativa è stata dimostrata negli studi con il denosumab a 60 mg, un dosaggio di 60 mg ogni sei mesi, sia nel carcinoma della prostata, sia nelle pazienti in postmenopausa in terapia ormonale. L'effetto antifratturativo del denosumab a questo dosaggio è indipendente dall'età, dalla durata della terapia ormonale e dal valore della densità ossea iniziale. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, ne ho riportati solo qualcuno. Mi preme dire che l'ostonecrosi della mandibola si verifica molto più raramente in pazienti in trattamento semestrale rispetto a quelli che utilizzano i bifosfonati o il denosumab mensilmente per metastasi ossee, e il rischio aumenta in concomitanza di interventi invasivi sul cavo orale con esposizione del tessuto osseo, e la miglior misura per gestire l'ostonecrosi della mandibola ovviamente è la sua prevenzione. Infatti, prima di iniziare trattamenti con bifosfonati o con denosumab è importante valutare i pazienti, fare un'attenta valutazione odontoiatrica. Nel nostro istituto abbiamo un consulente odontoiatra a cui mandiamo tutti i pazienti che devono iniziare i trattamenti antiriassorbitivi. Qualora lui riscontrasse delle problematiche, delle bonifiche da fare, il paziente va dal proprio odontoiatra di fiducia. Al termine dei trattamenti, quando c'è stata la completa guarigione, può iniziare il trattamento. Poi l'odontoiatra li rivaluta ogni 6-12 mesi a seconda dei casi. L'altro punto fondamentale, in particolare per quanto riguarda i bifosfonati, è il monitoraggio della funzionalità renale. E il dosaggio dell'acido zoledronico va modulato in base al valore del filtrato glomerulare come portato anche in scheda tecnica. L'utilizzo di acido zoledronico per via endovenosa è controindicato, non va fatto se abbiamo un valore al di sotto di 30 ml al minuto. Per quanto riguarda i pazienti anziani, non ci sono delle controindicazioni reali ad utilizzare i bifosfonati o il denosumab. L'importante è avere una maggiore attenzione per la scarsa compliance magari ad assumere il calcio per bocca, quindi attenzione alle ipocalcemie. L'altra attenzione che dobbiamo avere è alla presenza di comorbidità e alla polifarmacoterapia assunta dal paziente. La durata ottimale della terapia antiriassorbitiva con bifosfonati o con denosumab non è anche questa definita, però è pratica clinica che questo trattamento venga proseguito almeno per tutta la durata del trattamento ormonale. E al termine della terapia ormonale
come oncologi noi dovremmo rivalutare il rischio fratturativo. Nel caso di un rischio fratturativo basso, il paziente in trattamento con bifosfonati, possiamo interrompere la terapia riassorbitiva, invece nel caso in cui ci ritroviamo con un rischio basso, ma il paziente sta facendo denosumab, non va sospeso il denosumab bruscamente, ma vanno fatte, chiamiamolo, un consolidamento farmacologico utilizzando bifosfonati, passando all'acido zoledronico per due volte, due somministrazioni a cadenza semestrale, in modo tale da prolungare l'effetto ed evitare il rebound del turnover osseo. Se invece il paziente si trova al termine del trattamento ormonale con un alto rischio fratturativo, il paziente non va interrotta la terapia assolutamente, né con bifosfonati né con il denosumab, e va inviato allo specialista endocrinologo per il proseguimento del trattamento secondo le linee della nota AIFA 79. Vi ringrazio. Grazie dottoressa, anche lei per l'esposizione chiara e completa. A questo punto io sentirei il parere dell'endocrinologo e sentirei la dottoressa Camozzi di Padova. Intanto vi ringrazio per avermi coinvolta in questa bellissima iniziativa e ringrazio molto anche il Beppo e la Steffi. Io vi dirò cose che ha già detto la collega, magari cercando di soffermarmi su qualche aspetto. Parlerò al femminile perché abbiamo molti più dati per quel che riguarda il danno dei trattamenti ormonali al femminile rispetto al maschio, ricalcando un pochino quello che capita nell'osteoporosi femminile versus maschile. E i primi dati li avevamo già visti di questa sofferenza nelle donne che andavano incontro al blocco ormonale già dal WAI, quell'antico studio molto, che aveva coinvolto migliaia di persone. In un follow up di 5 anni si era visto che le survival in menopausa indotta avevano comunque un rate di frattura che era superiore alle donne non affette dal cancro, che comunque erano andate incontro ad una menopausa fisiologica precoce intendo prima dei 45 anni. Se andiamo poi a vedere cosa è capitato, sono vecchi studi ma sono secondo me sempre belli da andarsi a vedere. Cosa si vedeva? Vedeva che come poteva influenzare l'uso di un farmaco rispetto a un altro e come poteva cambiare la situazione della densità minerale ossea in base al tipo di farmaco che andavo ad utilizzare. Vediamo per esempio quando usiamo il tamoxifene sembrerebbe essere protettivo e passo poi ad un inibitore dell'aromatasi, vediamo come cambia la densità minerale ossea. E vi dico tamoxifene protettivo fino ad un certo punto perché è un SERM, quindi un farmaco che ha un effetto, va a bloccare il recettore estrogenico a livello di vari tessuti, non sull'osso dove in realtà ci sarebbe un effetto di stimolo, ma l'effetto di stimolo non è così potente come il mio estrogeno naturale, in particolare nelle donne con menopausa precoce indotta, tant'è che il rischio di frattura in questi soggetti può essere effettivamente aumentato. Perché? Perché la potenza del tamoxifene non è così robusta. Qua è una carrellata degli studi che sono stati fatti, questo per farvi vedere quanto lavoro c'è dietro a questi. Scusa, forse non stai condividendo le diapositive, però. Ah, dai. Non le vedete? Aspetta. No, non le vediamo. Le vedete? No. Aspetta. Ah, signore, cosa ho combinato qua? Condividi, ho fatto condividi lo schermo. Condividi lo schermo. Eccolo qua. Ora bene. Ora bene, però non vedo niente io, Allegria. Non vediamo, infatti. Condividiamo, non stai condividendo le diapositive, stai condividendo. Scusami se ti interrompo. Devi abbassare questa che è la roba per andare su Zoom dal tuo schermo e lasciare in visualizzazione le slide. Sei in condivisione, sì. Sì, ma vediamo il tuo schermo del tuo computer, non vediamo le slide, perché c'hai aperto Zoom.
non devi chiudere Zoom, devi uscire, devi abbassare questo, dal tasto abbassa, e vediamo che c'hai sul computer dal trattino. Se lo abbassi... Come sentite si è palesato il presidente? No, vediamo sempre quello di prima. Abbassa, dal trattino abbassa. Questo qui, dopo, quello lì, brava, bravissima. Adesso, Camossi, questa è la tua presentazione? Quella che stai evidenziando adesso? Sì, aprila, molto bene. Adesso la metti in modalità presentazione, qua giù. Vedete? Alla grande. Perfetto. Che la scusa, grazie. Allora, veloce, why? Ok, scusatemi, sono sempre non a papero su ste robe. Tamoxifene e le altre terapie, tamoxifene è sempre protettivo? No, perché l'efficacia, abbiamo detto, non è la stessa del mio estrogeno naturale. Gli studi sono tantissimi, questa è solo una tabella rappresentativa per dire quanto lavoro è stato fatto, e ricalco l'osservazione che ha fatto prima la collega, non è tanto la BMD quanto la perdita veloce il turnover osseo accelerato quando manca l'estrogeno, che porta ad una perforazione trabeculare, come tale mi può portare a una frattura indipendentemente in tempi veloci da quello che può essere il dato della BMD. Che farmaci ho a disposizione per difendermi da questo problema? Fondamentalmente gli antidiassorbitivi, che lavorano in modalità diversa. Denosumab, che è quello più recente, si frappone al crosstalk fra osteoblasta e osteoclasta, bloccando quindi l'attivazione dell'osteoclasta e va quindi a diffondersi laddove ho comunque degli osteoclasti che stanno nascendo, se vogliamo. Un anticorpo che viene come tale consumato e che io devo continuare a dare perché non ha deposito sull'osso, diversamente dai bifosfonati, che sono farmaci di antica data, che vanno in realtà a lavorare a livello dell'osteoclasta, quindi a valle di quello che è il processo maturativo dell'osteoclasta, mandandolo in apoptosi, hanno la capacità di fermarsi all'interno della matrice ossea e di ricircolare eventualmente nell'osso nel momento in cui dovesse esserci una ripresa del turnover osseo che viene bloccato quando io mando a morire il mio osteoclasta. E qua, questo per capire un attimo qual è la capacità di diffusibilità del denosumab, quando invece il bifosfonato va a legarsi preferenzialmente solo nelle aree dove ho un aumentato turnover osseo. E perché è importante cominciare subito, a mio parere, con un trattamento protettivo? I primi dati che ci facevano vedere quanto fosse importante proteggere l'osso in questi pazienti furono fatti proprio con lo zoledronato ogni 6 mesi, 4 mg, ci fanno vedere cosa? Che nei soggetti che cominciano subito il trattamento contemporaneamente al mio inibitore dell'aromatasi non ho una perdita ossea. L'immediate zoledronic acid, eccola qua, mentre se io parto più tardivamente, ovvero se aspetto che il paziente raggiunga un T-score inferiore a meno 2, o se presenta una frattura, o se ha dei sintomi che possono essere, o se ho una asintomaticità, ma comunque raggiungo i 36 mesi di trattamento, quindi un trattamento iniziato tardivamente, non ho lo stesso beneficio. E quindi su questo si basano molti ragionamenti di adesso. E nei 5 anni di follow-up sempre, di questo studio, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto sempre che comincio subito lo zoledronato, ne ho un beneficio nel rate fratturativo, e sia che utilizzi anche quando vado ad utilizzare il letrozolo dopo il tamoxifene, fermo restando che il pensiero era quello, il tamoxifene è protettivo, in realtà nelle donne in post menopausa non è dannoso ma neanche così protettivo. E quando faccio lo switch da tamoxifene a letrozolo, se non ho un'adeguata protezione con lo zoledronato, in ogni caso non ne ho comunque un beneficio. Nessun studio, comunque ribadisco, come ha già detto la collega, è stato disegnato utilizzando i bifosfonati che avesse il primo obiettivo la riduzione delle fratture. Tutto era focalizzato sul mantenimento della densità minerale ossea. È arrivato poi il denosumab, sia per il maschio che per la femmina, qua vi porto i dati al femminile, che però sottolineo post-menopausal osteoporosis, quindi in realtà noi lo stiamo utilizzando nelle donne anche non in una menopausa indotta, quando in realtà lo studio viene proposto, è stato elaborato con questo principio.
e l'endpoint primario era appunto il tempo della prima frattura e endpoint secondari i cambiamenti della densità minerale ossea e anche la disease free survival e la safety. Se andiamo a vedere il tempo in cui si verifica la prima frattura nei pazienti trattati è ben superiore rispetto ai pazienti non trattati, altrettanto dicasi nel recupero, nel guadagno, nel mantenimento della densità minerale ossea e o nel peggioramento delle fratture che erano già state identificate all'origine. Questo non andiamo via veloce a dire, aspetta, e anche per le fratture, ecco, questo è importante, volevo sottolinearvi questo, che indipendentemente dal valore della densità minerale ossea io ne ho un beneficio. Questo per tornare al discorso che aveva fatto la collega prima, io posso cominciare la terapia, le linee guida ce lo stanno dicendo, le linee guida IOM, indipendentemente dal fatto che io abbia misurato la densità minerale ossea, e comunque il beneficio ce l'ho. Qua tutti gli studi che sono stati prodotti, quelli più importanti di protezione, lo ZOFAST, lo ZFAST, l'EZOFAST, dove abbiamo appunto iniziato precocemente, cioè subito la protezione ossea o più tardivamente, il denosumab è l'unico in cui abbiamo avuto come un endpoint primario la frattura e questo, la tabella è questa. Però c'è un problema, il denosumab è un farmaco che ci piace molto, non ci dà accumulo, se posso avere il timore di raffreddare troppo l'osso se io utilizzo lo zoledronato nel tempo, questo problema con il denosumab non ce l'ho, ho il problema col denosumab nel momento in cui io lo sospendo, che posso avere un rebound che sta diventando, sta saltando un po' all'occhio, all'occhio dei clinici e metabolici dell'osso, proprio perché ci troviamo con pazienti che sospendono il farmaco e torniamo indietro, ma tornare indietro non solo con densità minerale ossea, non solo un aumento, una ripresa del turnover osseo, ma quello che ci fa più paura è il tornare ad avere fratture dopo un periodo di beneficio. Questo studio qua dove valutiamo 24 pazienti hanno presentato fratture dopo 8-16 mesi dalla discontinuazione del denosumab, di questi pazienti un 23% erano pazienti in trattamento con inibitore dell'aromatasi. Quindi questo potrebbe essere un problema nel momento in cui si dice facciamo il nostro trattamento quantomeno per la durata del trattamento con inibitore dell'aromatasi del blocco ormonale, nel momento in cui io sospendo devo stare molto attento al paziente che ho davanti, potrebbe essere un paziente già fratturato, non fratturato, con diversa BMD e quindi l'attenzione deve essere posta. Perché? Perché c'è un turnover osseo che aumenta e quindi l'aumento del turnover osseo ci fa tornare ad una condizione basale e quindi ho un aumento della densità minerale ossea, del turnover accelerato e quindi un'induzione alla frattura? L'abbiamo di più nelle persone che hanno già delle fratture prevalenti, che hanno nelle pazienti che sono state trattate per più tempo col denosumab, e quindi più tempo col denosumab, 5 anni di inibitore dell'aromatasi, tu dici io sospendo l'inibitore dell'aromatasi, quindi non ho più il danno dell'inibitore, ma mi resta comunque il turnover aumentato dalla mancanza del denosumab. Quindi credo che ancora non ci siano molti dati a questo punto per avere le idee molto chiare. Qua è sempre cosa è capitato, quando abbiamo dato lo zoledronato nei pazienti che avevano sospeso, non sempre ho ottenuto il beneficio atteso, si pone il problema, embrico dopo la sospensione con il bifosfonato, embrico il paziente che ha sospeso il trattamento subito, dopo 6 mesi, dopo 8 mesi, dopo 9 mesi, anche questo resta ancora un punto interrogativo. Questi sono 61 pazienti in cui è stato sospeso e poi somministrato lo zoledronato con tempistiche diverse e con l'endpoint primario era la variazione della densità minerale ossea. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che dopo 6 mesi che io lo cominci dopo 9 mesi o che io cominci il trattamento monitorando il paziente con i CTX, quindi un trattamento che viene dato in modo puntuale,
tutto sommato sembrerebbe essere questa la situazione migliore rispetto alle altre situazioni. La carenza di vitamina D se ne è già parlato, e qua l'Uglisso faccio presente che carenza di vitamina D nei soggetti più anziani può indurre un quadro di osteoporomalacia, per cui peggioro la situazione di osteoporosi, peggioro anche una situazione di malassorbimento, quindi posso avere un aumento anche delle cadute di conseguenza delle fratture. E poi vorrei glissare velocemente su una cosa che mi sta particolarmente a cuore, la nichea premetastatica, che viene forse in un turnover osseo aumentato, viene forse un po' magnificata e potrebbe dare il là di una ripercussione di una stabilizzazione di malattia in altre sedi che non siano solo l'osso o che cominci anche a livello dell'osso. La disease free survival è stata valutata negli studi in cui è stato utilizzato l'acido zoledronico. E voi vedete che effettivamente i pazienti che sono stati trattati da subito hanno avuto un outcome migliore. La recurrence di malattia, la stessa cosa, per quanto riguarda le metastasi a distanza, le controlaterali, le locali. Pazienti che hanno avuto un trattamento precoce sono andati meglio dei pazienti che hanno avuto un trattamento più tardivo. E qua, se andiamo a vedere cosa succede nei pazienti che sono in pre e post menopausa, vediamo che tutto sommato nelle donne che sono in post menopausa il guadagno è sicuramente maggiore, e che la disease free survival il rischio di morte migliora con il trattamento nelle pazienti che sono in truly menopausa, quindi in menopausa che abbiamo da almeno qualche anno, non nelle pazienti che ho mandato in menopausa con i miei trattamenti oncologici. Questo è lo studio Azure, che immagino che conosciate tutti quanti, ricalca un po' il concetto della protezione dello zoledronato somministrato per 5 anni con dei timing diversi, e ci fa vedere cosa, che nelle pazienti che hanno un elevato rischio, che sono in menopausa da almeno 5 anni, se ho una disease free survival o una riduzione della malattia invasiva, la forbice si dilata in maniera molto importante, soprattutto nelle pazienti che sono in menopausa da almeno 5 anni. Questo potrebbe dirci cosa? Che nelle pazienti che io tratto e che sono in menopausa già da un buon periodo, forse potrebbe condizionarmi la scelta del trattamento e farmi propendere più per uno zoledronato, se ho dei fattori di rischio, voi oncologi me lo direte e io eseguirò, rispetto a delle pazienti che hanno un rischio minore oncologico, parlo. Lo stesso però ci propone anche il denosumab della disease free survival, anche se meno impattante rispetto allo zoledronato, anche perché i tempi sono stati un attimo diversi, però anche qua, se andiamo a vedere tutte le varie caratteristiche del tumore, lo stage e quant'altro, e vado a vedere i pazienti che sono stati trattati o meno, sicuramente a favore del denosumab ho tutta una serie di auto che mi dicono sì, trattalo non solo per l'osso, ma anche, scusate se ho svarionato un attimo, però nel momento in cui uso un farmaco, se riesco a proteggere l'osso e dare anche del beneficio maggiore, forse conviene che ci pensiamo, e sto parlando da endocrinologo, che dove arrivano i pazienti oncologici e io tante volte non ho la possibilità di parlare con l'oncologo. Ero felice quando ero allo IOV con Stefania e avevamo gli oncologi con cui si poteva condividere, adesso tante volte sono un po' abbandonata e mi devo un po' arrangiare con quello che trovo. E gli eventi avversi, i fattori atipiche, abbiamo visto, abbiamo già parlato la collega prima, non direi che grossi problemi non ci sono. In questo senso si pone adesso un altro problema, secondo me, per la protezione ossea, perché voi oncologi mi state dicendo: ma guarda che io non mi fermo a 5 anni di trattamento, adesso vado avanti con inibitori dell'aromatasi per più tempo. E quindi quando mi arriva, parlo da endocrinologo che lavora anche in un servizio di densitometria ossea, e mi trovo delle volte a dover refertare e a dare moto dei consigli al paziente. Il paziente mi dice: sono in trattamento con inibitore dell'aromatasi. Io non so niente di questo paziente,
vedo che ha una densità minerale ossea che va benissimo. Il mio suggerimento è comunque, sei un paziente a rischio, fai degli esami e in caso comincia un trattamento protettivo, anche perché non so dall'altra parte per quanto tempo andrà avanti ancora il paziente con l'uso dell'inibitore col blocco ormonale. Le flowchart su quelle che sono le linee guida partono da secoli e voi in rete trovate di tutto e di più, e queste ve le faccio vedere da come siano cambiate dal 2014, ma anche no, quando si parlava comunque di un cutoff di meno 2 come cutoff per dire comincia a trattare il paziente o comincia l'osservazione. Voi vedete quanta strada in più abbiamo fatto adesso, ma vi porto anche quest'ultimo lavoro perché vi può capitare fra le mani, è un update che prende in considerazione tutte queste società, non ultima la IOF, non ultima l'ISCEO e quant'altro, che vi possono capitare fra le mani, e prendono tutti questi studi, da 1000 e rotti studi, alla fine ne prendiamo 144 e andiamo comunque a fare le considerazioni che bene o male ha fatto prima la collega, dove io devo stare attento a cosa. Bene, il mio paziente che comincia l'inibitore dell'aromatasi comunque va valutato per tutti gli altri fattori di rischio di un qualsiasi paziente che io vado a valutare per il suo rischio fratturativo. Quindi questo paziente, se ha delle pregresse fratture, se ha delle cadute frequenti, se soffre di diabete, se ha delle patologie reumatologiche, se ha un basso BMI, se usa glucocorticoidi per un determinato periodo, se fuma o se un paziente che abusa di alcol, deve essere attenzionato perché ha un fattore di rischio in più, che è l'uso dell'inibitore dell'aromatasi. Quindi faccio i miei esami di laboratorio, che vi ha già citato prima la collega, faccio la densitometria ossea benissimo, ma so che la densitometria ossea è un parametro che mi è di utilità fino ad un certo punto. Valuto piuttosto se il paziente ha delle fratture. Adesso sta uscendo un nuovo, ne avrete sentito parlare del trabecular bone score, è uno score che viene calcolato quando andiamo a fare da densitometria ossea e dà un po' un'idea di quella che potrebbe essere la qualità dell'osso. Ci sono dati, non viene utilizzato nella comune pratica clinica, però ci sono dei dati che cominciano ad essere interessanti, per cui se potessimo abbinare un trabecular bone score che, se particolarmente basso, mi dice che il paziente ha un rischio qualitativo, non solo quantitativo, di danno osseo, potrebbe essere un dato in più da utilizzare. Quando comincio la mia terapia, se ho più di due fattori di rischio, e quindi se ho un T-score inferiore a meno 1 con più fattori di rischio, oppure se ho un T-score inferiore a meno 2 indipendentemente dai fattori di rischio. Noi questo in realtà non lo facciamo, ma questo è quello che troviamo a livello europeo. E quindi esercizio fisico, le cose che ha detto prima la collega, quindi saniamo quella che è una buona igiene di vita del soggetto, diciamo, e poi decidiamo se il paziente deve essere trattato o meno, vuoi con l'alendronato, vuoi con i bifosfonati, vuoi con il denosumab. Se non metto in trattamento il mio paziente, comunque, perché ritengo che il suo rischio non sia così elevato, mi raccomando, valutano comunque frequentemente e rivaluta il rischio, e soprattutto stai attento se hai delle variazioni della densitometria ossea, perché comunque è mandatorio a questo punto di trattare il paziente. Questo è un altro algoritmo, sempre lavoro del 2020, questo per dirvi come in rete trovate tante cose, perché io qua mi trovo meno 1,5 e questo è pubblicato su Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, quindi anche qua il meno 2, il più, questo cutoff di T-score che mi compare quando vado in rete. E attenzione, perché le nostre considerazioni sulla scorta di quello che abbiamo detto e visto prima, il paziente se è trattato subito ne ha dei benefici, se io ritardo forse anche no. Le conclusioni quali sono di questi due lavori che vi ho portato? Che sicuramente gli inibitori dell'aromatasi hanno un effetto deprimente sulla salute dell'osso, che il T-score di meno 2 diventa un cutoff, che nelle donne in premenopausa lo zoledronato endovena potrebbe essere l'unica terapia, perché
perché hanno fatto fede a questo studio del denosumab, che in realtà è stato valutato solo nelle donne in realtà in postmenopausa, cosa di cui noi qua ce ne freghiamo bellamente, perché noi francamente andiamo. Nota 79, IOM, cosa ci dice? Trattamento in corso di blocco ormonale adiuvante, prima scelta, alendronato, risedronato, quindi bifosfonati orali, zoledronato, denosumab. Tutti gli studi portano, come abbiamo visto, Zofast, tutti quanti, l'uso di zoledronato 4 mg due volte all'anno. Ci si lanciò a suo tempo nel 2011, Stefania si ricorderà molto bene, che siamo partiti con la Clasta 5 mg una volta all'anno, e credo che non ci siano stati grossi eventi dannosi nell'aver usato questo farmaco piuttosto che una doppia somministrazione. I dati in letteratura ci dicono anche che nell'osteoporosi non indotta da inibitore dell'aromatasi possiamo anche allargare il tempo di somministrazione del farmaco, non necessariamente lo facciamo una volta all'anno, ci dilunghiamo tante volte anche a farlo ogni 18-24 mesi, e qua dipende per ogni soggetto dal rischio fratturativo, che non è solo la BMD ma è tutto il resto che ci presenta il paziente. Cosa ci dice l'AME, Associazione Medici Endocrinologi di cui faccio parte? L'AME ti dice, ti suggerisce di valutare la densitometria ossea quando cominci l'inibitore dell'aromatasi, ma non è strettamente necessario. Ti raccomanda strettamente invece di valutare se ci sono fattori di rischio e se ci sono fattori di rischio modificabili, perché lo puoi fare. Ti raccomandano di utilizzare i bifosfonati orali o lo zoledronato endovena o il sottocute denosumab per prevenire la perdita ossea nelle donne, e ti raccomandano di utilizzarli subito e ti suggeriscono di utilizzare risedronato, ibandronato o alendronato. Quindi la scelta, cosa ti dice? Recommend riguardo a suggest, raccomandato utilizzare preferenzialmente di endovena o i sottocute, perché oltre ad essere più efficaci garantiscono anche una adeguata compliance del paziente, o meno problemi con quello che è un possibile assorbimento. Immagino il paziente oncologico che mi può aver fatto anche chemioterapia, non solo inibitore dell'aromatasi, un paziente che assume inibitori di pompa protonica o quant'altro, i trattamenti orali possono essere delle volte vanificati anche da questo. E ti raccomandano di continuare con la tua terapia antiriassorbitiva quantomeno per il periodo in cui tu tratti il paziente con inibitore dell'aromatasi. E qua torno a bomba con il discorso di prima, sospendo il denosumab e cosa faccio? Dovrei sicuramente imbricare con lo zoledronato. Le tempistiche ancora non stiamo ancora valutando, come avete visto, se potrebbe essere utile una sola volta o addirittura due somministrazioni di zoledronato, scegliendo ancora le tempistiche ci si sta lavorando. La raccomandazione... Saccamozzi, mi scusi, le chiedo se riesce ad arrivare alle conclusioni, perché stiamo sforando molto. Ok, ecco. Grazie. Sono andato un po' a braccio cercando di focalizzare su, perché tante cose le avevi già dette tu, ok? Grazie mille. Avevo sentito la voce del presidente di Saverio Cinieri, a cui chiedo di, se vuole introdursi adesso per fare un piccolo saluto. Sì, se la dottoressa Camozzi blocca la condivisione, ci possiamo vedere. Io ho imparato da questa relazione, grazie. Ho imparato anche che il tamoxifene, pensavo che stimolasse l'osso in maniera molto diversa da quello, quindi è molto bella questa collaborazione fra specialisti diversi, perché si dà informazioni maggiori per tutti. Io mi sono collegato ora perché alle 5 avevo alle 17 dico bene, avevo un altro impegno IOM che è finito da poco. Saluto gli amici, i colleghi, saluto con piacere Dario, faccio e chiedo un applauso virtuale per la dottoressa Chiari, che da oggi è il nuovo primario di oncologia medica a Pesaro, è il suo primo giorno di lavoro, per cui mi fa piacere,
Ringrazio tutti quelli che sono, l'applauso sta arrivando non virtuale, lo faccio anch'io. Ringrazio tutti quelli che sono collegati in diretta, soprattutto quelli che sono collegati, si collegheranno in differita, e chiedo a tutti, come faccio sempre, di iscriversi alla piattaforma IOM TV, che è una piattaforma che stiamo molto spingendo in termini di comunicazione. Vi lascio per le domande e risposte finali e vi ringrazio per avermi dato questa possibilità. Ciao e buon fine. Grazie Saverio, ciao. Grazie mille. Siamo ancora alla presentazione di Sara. Non mi fare dire il tuo cognome perché non ci sono mai riuscita in 3 anni a Padova. Quindi... Va bene. Prego. Non c'è problema. Ma però lo vogliamo sapere a questo punto. No, ma lo allora... quando lo dice lei sembra semplicissimo, sono io che non sono capace. Neanche io lo saprei dire. Dici un po' come ti chiami, Sara? Allora, io sono Sara Vatutantrighe, sono endocrinologa. Lavoro presso lo IOV nell'unità tumori ereditari. Ma tu intrighe, dai. Così, cioè proprio come è scritto. Infatti, buon lavoro, allora, grazie ancora. Grazie. Sto cercando di condividere la mia presentazione. Eccomi, la vedete? Non è a tutto schermo. Non è a tutto schermo. Un attimo solo. Ora rivediamo te. Ok. Un attimo solo. Scusate un attimo. Ci siamo? Vediamo sotto la tua posta, è come se fosse un allegato della tua posta elettronica. Prima era meglio, nel senso che avevamo la presentazione in PowerPoint, però si vede anche così. Interrompere la condivisione. Metti condivisione e la riapro, allora vai qua. E qui perfetto, ora ci siamo. Prego. Benissimo. Allora, intanto ringrazio IOM per l'invito, ringrazio professor Hopoker e la dottoressa Zovato, con cui ho il piacere di collaborare ogni giorno, e ringrazio anche un'amica, Valentina Camozzi, che ho avuto il piacere di incontrare nel mio periodo formativo. Allora, a me è stato affidato il compito di presentare un caso clinico relativo all'importanza della collaborazione tra l'oncologo e l'endocrinologo. Vi presenterò un caso clinico che per me è emblematico. Vi preannuncio già che non ho la soluzione del caso, però è un caso piuttosto interessante. È il caso di Anna, una ragazza che oggi ha 38 anni, un'anamnesi familiare negativa per tireopatie, familiarità per tumori, per osteoporosi, un'anamnesi fisiologica compatibile con una donna della sua età, cicli mestruali erano regolari, terapia anticoncezionale assunta dall'età dei 20 ai 30 anni, non ha avuto gravidanze, una remota interruzione volontaria di gravidanza, fuma, allergica a polline e graminacee, una sportiva perché fa attività fisica quotidiana con palestra fino a 3 volte alla settimana, un BMI di 21, null'altro da dire, soffre di reflusso gastroesofageo. La sua storia oncologica inizia a 32 anni nel 2016, quando in seguito a un trauma accidentale alla mammella sinistra ha dovuto effettuare degli accertamenti ed è stata riscontrata una formazione nodulare
di 13 mm e una linfoadenopatia ascellare di 18 mm, motivo per cui il quadro è stato approfondito con una mammografia che confermava a sinistra una formazione nodulare di 13 mm. È stata sottoposta poi a biopsia di questo nodulo con un riscontro di carcinoma duttale infiltrante G3, di cui vedete le caratteristiche, quindi positivi i recettori per gli estrogeni, per il progesterone e un HER2 positivo. Successivamente ha eseguito degli esami di stadiazione, per cui con una TAC toraco-addominale negativa, una scintigrafia ossea negativa, un citologico del linfonodo ascellare omolaterale alla lesione, risultato positivo. Ha iniziato terapia neoadiuvante con LHRH analogo nel luglio del 2016. Successivamente è stata sottoposta a chemioterapia secondo lo schema che vi ho indicato. Alla rivalutazione dopo qualche mese con la risonanza c'era stata un'ottima risposta, per cui è stata successivamente sottoposta a mastectomia sinistra e vi ho riportato qui l'esame istologico, come vedete confermate le caratteristiche. È stata data indicazione dai colleghi oncologi a proseguire il trastuzumab adiuvante fino al completamento dell'anno di trattamento e alla radioterapia esterna 50 gray in 25 frazioni. Ha fatto anche l'analisi genetica con esito non informativo per quanto riguarda i geni BRCA1 e 2. Inizia successivamente il trattamento con exemestane, siamo a marzo del 2017. La prima collaborazione tra oncologo ed endocrinologo comincia ad aprile del 2017, perché ad esami eseguiti in maniera un po' accidentale vi è il riscontro di un ipertiroidismo subclinico. Anna presentava un TSH ridotto con frazioni ormonali ancora nei limiti della norma. Un'ecografia della tiroide senza particolari alterazioni, eccetto una piccola cisti di 5 mm, però ad esami successivi l'ipertiroidismo si è fatto più importante, motivo per cui i colleghi oncologi ci hanno interpellato. Si scopre che Anna aveva assunto per un po' di tempo delle alghe, in particolare questo wakame e questo nori. Qui vi ho riportato qualche informazione oggi poco rilevante, in ogni caso sono delle alghe, in particolare il nori, particolarmente ricche di iodio, vedete qui il quantitativo 100-300 microgrammi per grammo, quando vi ricordo che il fabbisogno giornaliero di iodio in un soggetto adulto è pari a 150 microgrammi, per cui probabilmente l'assunzione di questo carico di iodio aveva indotto un ipertiroidismo su base distruttiva. L'endocrinologo che ha valutato la situazione ha optato correttamente per un wait and see, programmando un controllo ematochimico a distanza di 2-3 mesi. Nell'occasione, vista la storia oncologica e la terapia adiuvante in atto e i progressi trattamenti, è stato richiesto un primo studio del metabolismo fosfocalcico. Dopo qualche mese la si rivede a visita con l'esito degli esami richiesti, una restituzione ad integrum della funzionalità tiroidea che quindi non preoccupa più l'endocrinologo. Il metabolismo fosfocalcico invece comincia a destare qualche preoccupazione. Tra gli esami che noi chiediamo alle nostre pazienti sicuramente il calcio, sicuramente il fosforo, un protidogramma, quindi con un dosaggio dell'albumina, il valore della calciuria delle 24 ore, la funzionalità renale, i marcatori di turnover osseo, quindi l'alpossia e lo peptide C terminale, ovviamente la vitamina D e il paratormone. E tra tutta questa batteria di esami, il più significativo, sicuramente a valori senz'altro molto elevati, era questo telopeptide C terminale, un prodotto di derivazione del collagene, 2133, quando il limite superiore di normalità è 1351, quindi indicativo di un turnover osseo piuttosto esagerato. Aveva fatto in tempo anche a fare una densitometria ossea che ci dava un quadro di osteopenia lombare e femorale. Vi ho riportato qui i valori di T-score compatibili appunto con un'osteopenia di grado intermedio prevalentemente alla colonna. Non erano disponibili immagini recenti per quanto riguarda lo studio morfometrico delle vertebre che noi chiediamo spesso alle nostre pazienti. Andando a scavare nell'archivio abbiamo trovato una lastra del torace eseguita un paio di anni prima, un annetto e mezzo prima, dove non erano evidenti crolli vertebrali dorsali.
In relazione a questo spiccato turnover osseo è stata posta l'indicazione ad iniziare terapia con l'acido zoledronico 5 mg annuali. La prima somministrazione avviene a gennaio del 2018 e, come da schema che noi seguiamo per gestire queste pazienti, la paziente è stata rivista ad un anno di distanza, intorno alla fine del 2018. Non ci esibiva in quell'occasione esami relativi al metabolismo fosfocalcico, ci racconta che con la prima somministrazione di acido zoledronico aveva avuto febbre per un giorno, dolori muscolari importanti, attualmente si sentiva piuttosto bene, non aveva da riferirci assolutamente niente, ecografia della tiroide, nessuna novità, ai raggi della colonna, nuovamente nessun crollo vertebrale, eseguiva regolari valutazioni odontoiatriche, tutto negativo, tutto nella norma, motivo per cui è stata confermata la seconda infusione di acido zoledronico. Poco prima di fare la seconda infusione dell'acido zoledronico, a distanza di 12 mesi dopo la prima infusione, è stato dosato un CTX, quindi di nuovo questo telopeptide C-terminale, a valori, per carità, più bassi dei precedenti, però pur sempre piuttosto significativi, 1404. Ha eseguito comunque la sua seconda somministrazione di acido zoledronico e, alla fine dell'anno, quindi dopo 12 mesi dalla precedente valutazione endocrinologica, l'abbiamo rivista in ambulatorio. Anche qui tutto bene, nulla da riferire, densitometria ossea compatibile con osteopenia, forse, mi scuso, non si vedono nel dettaglio i valori del T-score, comunque era tutto stazionario. Di nuovo, tutta la batteria di esami che noi richiediamo e ancora una volta un CTX piuttosto esagerato, 2349. Questo 9 mesi dopo l'infusione della seconda fiala di acido zoledronico, questo con un valore di calciuria, di calcemia, di albuminemia, di vitamina D nella norma. Arriviamo alla terza somministrazione di acido zoledronico a gennaio del 2020 con l'abituale valutazione a fine 2020. Ci riferisce una recente caduta a terra senza particolare traumatismo, motivo per cui è finita in pronto soccorso, è stata fatta una lastra della colonna ed è stato riscontrato, forse qui nella destra si vede nel tondino rosso, è stato riscontrato un minimo avvallamento della limitante inferiore dell'ultima vertebra lombare di L5. Di nuovo esami ematochimici con un telopeptide C-terminale a 10 mesi dalla terza infusione di Aclasta, esagerato, 3167. Motivo per cui, unitamente a questa minima alterazione radiologica, è stato proposto lo shift terapeutico da acido zoledronico a denosumab 60 mg, una fiala sottocutea semestrale. Arriviamo alla prima somministrazione di denosumab a maggio del 21, ci racconta ben tollerata. Abbiamo controllato il calcio dopo la somministrazione del denosumab ed è risultato nella norma, per cui si prosegue secondo quanto definito. A settembre 2021 però ci contatta telefonicamente per dirci che è caduta a terra, ha fatto una banale caduta, stava stendendo la biancheria, aveva il pavimento bagnato e ha fatto una torsione del corpo sbagliata ed è scivolata sul pavimento, ma in maniera molto dolce. Questo ovviamente ci riferisce, motivo per cui è finita nuovamente al pronto soccorso ed è stata riscontrata ai raggi una frattura spiroide metaepifisaria distale del perone di sinistra. È stata valutata dai colleghi ortopedici, è stato posizionato un apparecchio gessato, è stato deciso di non proseguire, di non fare nessun intervento chirurgico, ma di monitorare e di rivalutare la situazione. È stata data indicazione a fare una profilassi con eparina. Le raccomandiamo ovviamente di seguire le indicazioni dell'ortopedico, di assicurarsi un buon introito di calcio, di vitamina D e assume anche un integratore completo comprendente anche la vitamina K2. L'abbiamo rivista in ambulatorio a novembre, ci porta la consueta batteria di esami, ancora una volta un telopeptide C-terminale esagerato, dopo 5 mesi dalla prima infusione di denosumab, un valore piuttosto elevato, per carità, nel periodo vicino a questa frattura, però con dei valori veramente molto molto elevati.
ci porta una nuova radiografia della colonna che ci fa vedere un trofismo calcareo osseo globalmente ridotto e ci conferma il minimo avallamento a carico di L5. A questo punto ci porta anche una nuova densitometria stazionaria, confermiamo la seconda somministrazione di demosumab, però cominciano a sorgerci dei dubbi ovviamente. Intanto vogliamo verificare effettivamente che la terapia con denosumab sia fatta, lei giura e spergiura di farla, ma le abbiamo chiesto di ridosare i CTX a distanza di 10 giorni dalla somministrazione di Prolia. E fatta la terapia, abbiamo avuto la prova, comunque i CTX, per carità, un po' in riduzione, ma pur sempre esagerati, 3628. Avevamo chiesto anche il dosaggio di cortisolo a CTH per capire, nonostante la clinica non ci ricordasse una disfunzione di questo tipo, se poteva esserci un problema di cortisolemia, ovviamente il prelievo ematico ce lo esclude. Nel frattempo, fortunatamente, siamo in fase di consolidazione della frattura che ha appena riportato, però i dubbi sono molti riguardo questa paziente. Qui vi ho portato un po', diciamo un po' la sua cronostoria. Sulla sinistra vedete che lei inizia il doppio blocco ormonale luglio del 2016 con la terapia con l'LHRH analogo e marzo del 2017 con l'exemestane. Non ho un dosaggio di CTX antecedente all'inizio di questo doppio blocco ormonale. Ce l'ho qualche mese dopo, sei mesi dopo dall'inizio di questo doppio blocco, con un CTX francamente elevato, 2133. Vedete che segue la prima infusione di acido zoledronico e dopo qualche mese dalla terapia abbiamo detto CTX ridotti, ma pur sempre un valore significativo, 1400. Ricordo che prima la collega oncologa ha dato giustamente il 300 come riferimento. Seguita la seconda infusione di acido zoledronico con dei CTX dopo sempre qualche mese piuttosto esagerati, 2349. Una terza infusione di Aclasta e ancora CTX addirittura in aumento dopo qualche mese, 3167. Sono avvenuti poi i due fenomeni, l'avvallamento della limitante superiore di L5 e questa frattura al perone di sinistro, nonostante una prima somministrazione di denosumab con dei CTX che restano francamente elevati, per cui questa paziente è fonte di preoccupazione notevole. Abbiamo iniziato a pensare ovviamente che cosa potrebbe essere, abbiamo cominciato a pensare alle cause secondarie di osteoporosi, queste sono delle tabelle che si trovano nelle linee guida della SIOMS. Ho provato a identificare quelli che possono essere i fattori di rischio che Anna presenta per osteoporosi, il sesso femminile, il fumo, una menopausa prima dei 45 anni, ancora un ipertiroidismo, sebbene di modesta entità, un ipertiroidismo subclinico e transitorio della durata di qualche mese. L'unica cosa su cui abbiamo messo un punto di domanda è la possibilità di una malattia infiammatoria cronica del tratto gastroenterico, ci riferisce del muco delle feci che non ci aveva mai detto prima. Cos'altro tra tutte le altre cause? Sicuramente l'utilizzo dell'inibitore dell'aromatasi e dell'LHRH analogo. Quindi abbiamo cominciato a pensare ad eventuali cause secondarie di osteoporosi. E in quest'ottica abbiamo valutato l'ultima calciuria che rimaneva ridotta nonostante la supplementazione calcica piuttosto abbondante perché sta prendendo un integratore proprio per la frattura che ha appena avuto. Ci racconta di questo muco nelle feci per cui nel sospetto di un malassorbimento intestinale abbiamo richiesto una serie di accertamenti tra cui un esame delle feci, una coprocoltura, abbiamo cercato di escludere la celiachia, abbiamo usato la calprotectina fecale, non è emerso niente da questi primi accertamenti che abbiamo richiesto. Abbiamo però avviato una consulenza gastroenterologica per escludere la possibilità che non si tratti di un malassorbimento intestinale, per quanto al di là della calciuria ridotta la ionemia sia nella norma. Cos'altro? Abbiamo ripercorso un po' la sua storia ed abbiamo visto che il telopeptide C-terminale non è mai stato responsivo alla terapia né con acido zoledronico né adenosumab. Abbiamo cominciato a pensare che non fosse un problema di osteoclasti, ma come ha ben spiegato Valentina, le terapie che stiamo utilizzando hanno un meccanismo d'azione differente, per carità, con lo
con lo stesso effetto, però agiscono in maniera completamente differente. In letteratura, infatti, non ci sono dati a sostegno di questa ipotesi. Il confronto con l'oncologo, beh, abbiamo cominciato sì a pensare di riconfrontarci con l'oncologo, che possa valer la pena proporre dei trattamenti alternativi, rivalutare l'andamento degli indici di riassorbimento potenziando la terapia antiriassorbitiva ossea, la possibilità di modificare la terapia in atto, mi riferisco al doppio blocco ormonale. Ecco, questi sono tutti quesiti ancora aperti, il caso di Anna ovviamente non l'abbiamo ancora risolto, però da qui l'importanza della collaborazione tra l'endocrinologo e l'oncologo, primo perché Anna ci è arrivata prima per la tiroide che per la parte ossea e adesso perché ci troviamo con una paziente con un patrimonio osseo ad estremo rischio, per cui è bene che ne riparliamo con l'oncologo per capire che cosa fare. Con questo io ho concluso e vi ringrazio. Grazie mille. Dario, vuoi concludere un attimo? Sì, io credo appunto spazio per domande eccetera non ce ne siano, quindi credo che possiamo concludere direttamente. Io ringrazio Rita per avermi coinvolto nella preparazione, diciamo, di questo pomeriggio, che credo sia stato veramente interessante e che abbia sottolineato come l'integrazione fra due figure, l'oncologo e l'endocrinologo, sia di fondamentale importanza. Io questo l'ho realizzato in me stesso, visto che sono nato endocrinologo, probabilmente poi morirò oncologo a questo punto. Ho fatto tutto da me, però credo che appunto sia un'integrazione fondamentale e indispensabile, e credo che l'iniziativa di IOM di questi mercoledì di aggiornamento sia un'iniziativa valida e sicuramente spero che venga continuata anche per il prossimo anno. Vi ringrazio a tutti, grazie a tutti. Vi ringrazio anche io per la resistenza, vi do appuntamento fra 15 giorni per la seconda parte, grazie a tutti i relatori, grazie a tutti. Ci rivediamo qui.